lei ha insegnato nella scuola media, è stata eletta nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per 15 anni, quindi tantissimi, ha un'esperienza lunga in questo settore, ne parlavamo prima appunto. Inoltre si è impegnata sempre per attività di ricerca e formazione presso le scuole di ogni ordine e grado, sempre per questi aspetti psicopedagogici e anche fondamentali del sistema scolastico. E inoltre si è occupata in modo particolare anche, diciamo che ha seguito l'iter della scheda di valutazione quando c'è stato questo passaggio dai voti al giudizio nella scuola media. E poi anche lì ci sono stati, come dire, tanti percorsi di andata e ritorno nella scuola media. Adesso la parola a Caterina. Naturalmente Caterina viene anche da Civi di Cosenza, anche se ora sta a Salerno. Grazie a Margherita, grazie a tutti. Spero di riuscire, visto il post pranzo, a tenere la nostra attenzione a questa nuova parola che ci intriga molto. Allora, io direi che aver cura delle parole significa anche, almeno dal mio punto di vista, aver cura delle persone a cui queste parole sono destinate. In questo caso io penso anzitutto alle bambine e bambine, alle ragazze e alle ragazze, ma penso anche ai nostri colleghi, ai dirigenti scolastici, ai genitori, a coloro che inevitabilmente hanno a che fare con queste parole. Quindi prendersi cura delle parole, come diceva Valentina stamattina, custodire la visione delle indicazioni nazionali, prendersi cura anche parlando delle parole a pezzi dal punto di vista, come dire, anche è un descampaggio anche quello, no? Per cercare di capire qual è la visione pedagogica e culturale, oltre che politica, che c'è dietro quelle parole, è importante dal mio punto di vista, soprattutto in un seminario nel giorno del compleanno di Giancarlo. Io devo il titolo di questa comunicazione a Giancarlo, e per chi non l'ha fatto, per favore, leggete in Atlante delle riforme impossibili tre contributi di Giancarlo. Il primo è intitolato Una valutazione di vita, il secondo è intitolato Una valutazione di vita, commenti alla valutazione di vita, e il terzo sono le schede che lui mette in coda al testo che hanno a che fare con la valutazione di vita. Quali sono, come dire, le ragioni per le quali ho scelto questa formulazione e questo provo a fare questo tentativo di riflessione? Perché secondo me nelle questioni che Giancarlo pone rispetto a una valutazione di vita ci sono molte delle risposte che alcuni di noi stamattina hanno dato con riferimento alla nostra storia di insegnanti nella scuola della Repubblica. Parto da Simonetta, che anagraficamente, come me, ha un ricordo di quello che ha significato la scuola media unica, i programmi dell'85, gli orientamenti del 91, il progetto Brocca, giusto per fare, come dire, riferimento a una stagione. Beh, lì il terreno della valutazione era un terreno che andava nella direzione della valutazione mite, ovvero formativa. Nel senso che in quegli anni, grazie anche al contributo di pedagogisti importanti come Isalberti, come Bertecchi, come Cartuni, noi insegnanti che eravamo all'inizio delle nostre carriere professionali avevamo da questi maestri stimoli a ragionare di una valutazione che poggiasse i piedi e la testa nell'osservazione, nella documentazione, nei processi. Quindi sostanzialmente questa storia ci appartiene. Quindi quando nel 2001 sono arrivati gli indirizzi per l'attuazione del curriculum della Commissione di Mauro, lì era chiaro
perché Mauro aveva voluto salvaguardare tutto il patrimonio della scuola che non si era diffuso perché è andato avanti per pezzi, no? E molte volte non è stato diffuso anche per incomprensione di quello che c'era scritto in quei documenti. Beh, io credo che questa storia sia da continuare a ricordare, non per il ricordo. Ricordo significa due volte cuore, no? Ricordo significa appunto fare affidamento anche a questo pensiero e fare un tentativo di esercizio di pensiero adesso che siamo nel 2024. Torno a Giancarlo. Giancarlo legava il campo della valutazione Inter a alcuni chiamati, che li chiamano così, possibili obiettivi. Vorrei leggervi perché si spiega. Superare il voto in decimi per tutto il primo ciclo. Quindi non voleva escludere la scuola media, che invece, come dire, con andate e ritorni, ai voti è tornata. Sostituire la bocciatura, e guardate quanto è importante il giorno dopo che invece si torna a parlare di bocciatura, con misure che sappiano sollecitare azioni a sostegno della fragilità di apprendere. A proposito del discorso, del ragionamento fatto dal professore Fiorin stamattina, la persona che apprende, la centralità della persona che apprende, le sue individualità, le sue fragilità, è proprio all'interno di questo ragionamento. Quindi sostituire la bocciatura con azioni. L'altro obiettivo era migliorare la comunicazione con le famiglie, rivedere l'impianto certificativo per il primo ciclo, predisporre un modello per la certificazione anche per il secondo ciclo. Cioè, negli obiettivi possibili, Giancarlo guardava un percorso che arrivava al secondo ciclo anche con modelli, ragionamenti, distinguendo il piano della certificazione dal piano della comunicazione, il piano dell'osservazione dal piano della documentazione. Quindi sostanzialmente Giancarlo ci dava elementi per capire anche le ragioni di un dibattito, se volete, ostinato in direzione contraria di chi oggi rivendica le tesi della valutazione che educa. Io credo che se Giancarlo fosse qui aggiungerebbe un altro obiettivo: porre al centro dei processi di apprendimento la valutazione formativa anche nel secondo ciclo. Io penso che lo vorrebbe e conforta anche, perché quello che sta accadendo in molte scuole superiori indica questa strada. Chi ha scelto di crescere senza voti, chi trova a ragionare di processi di insegnamento-apprendimento, crede che sia possibile sempre una valutazione che accompagna, che descrive, che dà questi elementi. Ora, se, come dire, questo è vero, io vorrei ripercorrere molto brevemente le criticità di questi anni. Penso alle tesi di Gelmini e Tremonti, che nel 2008 sul Corriere della Sera scrissero una lettera aperta rivendicando per la scuola primaria, perché così era più facile la comunicazione, il voto. Ma penso anche alle tesi di Ricolfi e Mastrocola, che imputano alla scuola democratica tutti i danni di questo paese. È la scuola progressista che ha fallito sostanzialmente, questa è la tesi. Allora, rispetto a questo, qual è l'elemento su cui credo dobbiamo concentrare l'attenzione oggi come ieri, sapendo che da ieri una legge ci porta indietro? Perché l'ha ricordato stamattina Simonetta, io le avevo detto ieri, è un voto camuffato. Dire gravemente insufficiente o dire insufficiente a un bambino di prima elementare è un punto camuffato. E non
ha nessuna ragione di essere nel momento in cui ragioniamo di competenze. Perché qui volevo riprendere una cosa che ha detto Maurizio prima. Per me, ma penso per tutti noi, competere significa andare verso. E visto che, ahimè, ho fatto il liceo classico, essendo la figlia di dottore, competere, andare verso, qual è la meta? Sono i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Allora, per me insegnante, i traguardi sono prescrittivi, non per gli alunni, per me. Perché guidano la mia azione, la orientano, la regolano. Gli obiettivi di apprendimento sono campi di sapere che io uso per quel traguardo, per quel traguardo. Allora il problema è, nel momento in cui facciamo chiarezza, diciamo anche ai nostri colleghi che sono in servizio che non devono aver paura dei traguardi, perché non tutti i ragazzini ci arrivano, non arrivano tutti nella stessa maniera. Ma perché i traguardi rappresentano significativamente una meta e i saperi ci aiutano ad andare verso questa meta. Perché il problema vero è la personalizzazione, diciamocelo chiaro. Verdecchi lo ha detto con chiarezza quando ha parlato delle sirene della descolarizzazione. Ha detto che personalizzare vuol dire adattare i percorsi, vuol dire non dare la possibilità a chi ha difficoltà di andare al 100. Allora, se l'asticella si abbassa, adattare i cambiamenti significa, gli apprendimenti e quindi gli insegnamenti, significa sostanzialmente andare verso la direzione della personalizzazione. Ora, io non ho nulla contro la parola persona, c'è nella Costituzione la persona umana. Il problema è che dal punto di vista della scuola non dobbiamo fare chiarezza rispetto a cosa vuol dire centralità del soggetto che apprende. E se il modello è il modello della trasmissione culturale, è evidente che va nella direzione del riempire le teste, del scegliere le conoscenze, la quantità delle conoscenze rispetto a tutto quel che serve per costruire quelle competenze culturali di cui tu parlavi stamattina. Il professor Fiorin ci ha ricordato il passaggio importante da utile a indispensabile. Ma io dico, utile per la cittadinanza non è la categoria dell'utile. È indispensabile, il sinonimo che mi viene di più in testa è irrinunciabile. Io su quelle parole vorrei tornare a ragionare in termini di valutazione. Torno indietro. Era il 2012. Avevamo faticato molto a portare il CNP ad un parere all'unanimità, perché come pensate nel CNP c'erano anche coloro che volevano i voti, coloro che volevano tornare indietro, coloro che rivendicavano il merito, il rigore. Beh, era un rigore, come dire, che era disciplina, era un rigore che indicava la tentazione di ristabilire le cose. Gli studenti sono gli studenti, noi siamo gli insegnanti. Quindi non avevano più il ruolo di guida, ma avevano più il ruolo di chi indica le tappe e la strada. Per arrivare a quella unanimità, io ricordo ancora le passeggiate nel corridoio verso l'aula in cui Giancarlo lavorava, verso la segreteria del sottosegretario, perché era in discussione in quel momento proprio il parere dell'organismo principale della scuola sulle indicazioni nazionali 2012. Perché io vi ricordo, uscivamo dalla cosiddetta doppia vigenza, in cui i piani di studio personalizzati venivano gestiti con l'occhio alle indicazioni del 2007 e poi si mescolavano le cose e non erano tutte dello stesso segno.
dice: ti affido l'ultima voce. L'ultima voce di questo libro è valutazione formativa. Una sola condizione ti pongo: non fare la passionaria, non prendertela con quelli che vogliono il voto, perché io avevo appena fatto una dichiarazione di voto contro la valutazione decimale nel primo ciclo. Cioè, non prendertela, esercita il dialogo, perché Giancarlo questo era. E allora, che devo fare, Giancarlo? Niente, fatti guidare dalla tua storia. E poiché nella mia storia c'era Lisalberghi, lui mi disse: metti un soprattitolo che chiami Lisalberghi. E io scelsi: possiamo definire il processo di valutazione come una ricerca di informazioni su tutte le componenti dell'educazione. Con Lisalberghi avevo lavorato, tra l'altro, a test per la verifica dell'apprendimento di storia, quindi proprio sul terreno della valutazione. E Giancarlo lo sapeva, che pur essendo dalla parte degli ultimi, non volevo cedere sul terreno del ragionamento scientifico. E Giancarlo sapeva pure che avevo partecipato, visto che Luciana Vecchioli ci aveva mandato a puntata, a tutta la fase di gestione di questa iniziativa, che era la scheda di valutazione della media, che introduceva due variabili: la descrizione della situazione di partenza, le proposte che come consiglio di classe si facevano per superare la situazione di partenza, la valutazione criteriale e infine il giudizio globale. Bene, io in quella occasione credo di avere capito ancora meglio che la valutazione ha una dimensione collegiale, non è, come dire, appannaggio di un singolo insegnante, non chiama in causa la dimensione individuale. Non a caso il grado di avvicinamento agli obiettivi, allora si chiamava così, era un'operazione che si faceva insieme, si doveva fare insieme. E quello che succede oggi a proposito della certificazione delle competenze, dove si finge la collegialità, ma in realtà si valutano, si certificano le competenze come se fossero conoscenze. Quindi si confonde profitto con competenza. Allora, questa dimensione perché è importante? Perché accentua la nostra riflessione di insegnanti e di ex sulle scelte per il miglioramento. È una valutazione per l'apprendimento, non dell'apprendimento. Come il curriculum è per, no? Così la valutazione lo è. Ed è un percorso che anni dopo, facendo anche altre esperienze internazionali a Genova, a Lisbona, eccetera, abbiamo percorso come CD insieme a colleghi di altri paesi. Penso che tutto questo, come dire, vada recuperato rispetto al ragionamento che stiamo facendo sulle indicazioni 2012, perché credo che non leggiamo mai abbastanza e fino in fondo i concetti che ci affidano i testi, che hanno anche, non hanno solo una natura ordinamentale, hanno anche una natura pedagogica. Allora io ho preso a prestito tre citazioni prese dalle indicazioni nazionali 2012 e da ultimo dalle linee pedagogiche dello 06, sempre a proposito della valutazione. Nelle indicazioni del 2012, a proposito della scuola dell'infanzia, si dice: l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che, verbi, riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e riconoscere lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. I verbi sono importanti, nella Costituzione c'è il presente storico, no? Qui sono tutti i verbi al presente: riconosce, documenta,
descrive. E allora, dal mio punto di vista, proprio questa dimensione è quella della valutazione mite. Perché se è mite, non vuol dire che è clemente, che lascia fare, eccetera. Mite vuol dire che presta attenzione all'altro. E in quel momento non è valutato l'altro, è valutato il percorso che l'adulto ha fatto per condurre quell'altro. Quindi l'uso di questi verbi accompagna la dimensione professionale su questo terreno. Più avanti, nelle parti del primo ciclo c'è scritto: la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine, assume una preminente funzione formativa di accompagnamento. Ancora è, ancora presente. Quindi è un impegno, virgolette, costituzionale dal mio punto di vista. Poi, se vado alle linee pedagogiche dello 06, l'ultimo testo a cui Giancarlo ha dato tutte le sue energie, a proposito della valutazione formativa riferita allo 06, dice: la valutazione è narrativa, aperta agli sviluppi successivi, sempre espressa in termini positivi, descrive ciò che il bambino sa, fa, non ciò che non sa, non fa, di valorizzazione, di incoraggiamento. E dopo tanti anni, dal 2012 al 2021, il corollario di questo ragionamento che ho cercato di fare a proposito di che cosa può voler dire valutazione formativa. E allora perché ci fermiamo a 14? Perché non andiamo avanti? Perché non rileggiamo quel DPR 122 del 2009 in cui si dice che il rapporto valutazione dimensione professionale è stringente, perché è individuale e collegiale. Lì dice addirittura che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale e anche vista dal processo. Allora, da tutto questo che ho cercato di dire, traggo solo alcune conclusioni. Intanto il valore dell'osservazione dei contesti educativi. Intanto il valore dei processi di insegnamento apprendimento a tutte le età, perché nella scuola superiore siamo ancora nelle età dell'adolescenza, perché dopo la prima adolescenza della media abbiamo la seconda adolescenza del biennio e la terza adolescenza in cui consegniamo maggiorenni a quello che sarà l'apprendimento permanente da adulti. E allora la valutazione non si ferma da questo punto di vista, se vuole andare in questa direzione. E allora io credo che qui l'aiuto che ci possono dare coloro che ricercano la valutazione nei contesti educativi, penso per esempio al gruppo Bonioli, Savio, Ferrari della scuola dell'infanzia, ma anche la Nigri, Scorsini, nella tradizione anche di Grebecchi, di Salverni e poi di Vertecchi, io dico che forse una questione la possiamo recuperare. Una valutazione che privilegi la dimensione costruttiva non può essere disonica, ma non può essere nemmeno onnivora. Cioè io valuto sempre, ogni minuto, ritengo sotto pressione, ogni minuto preparo una verifica. Significa invece prestare attenzione allo sguardo, cambiando il punto di vista. E allora, processi o esiti, è secondo me un falso problema, è mal formulato in questi termini. Perché gli esiti ci incoraggiano a dire dove ho sbagliato, dove avrei dovuto intervenire, dove non sono intervenuta. L'esito non serve solo a fare una classifica di quei bambini e di quei ragazzi che poi avranno un futuro più o meno accettabile in ragione di quella classifica.
E se la valutazione è per l'apprendimento, beh, io credo che ci siano alcuni elementi su cui conviene infine riflettere, almeno dal mio punto di vista. Noi insegnanti, mi metto anch'io, formuliamo domande illegittime ai genitori. Sono proprio illegittime. Una volta mi è capitato di avere un papà analfabeta, che però non aveva il coraggio di dire che non sapeva leggere e scrivere. Venne a scuola e mi disse: però me lo legge lei il giudizio? E a quel punto glielo lessi. Lui mi disse in dialetto: professore, ma lei mi nasce o no? In dialetto calabrese significa: lo devo picchiare o no? Perché il suo, la sua attenzione pedagogica era quella di un genitore che aveva investito nell'emancipazione culturale di suo figlio, si vedeva dire che leggeva in difficoltà e diceva: ma io che devo fare? Come le devo sostenere? Questa è una domanda illegittima che la scuola pone ai genitori, perché spetta alla scuola trovare. Ringrazio di nuovo tutti, insomma, anche perché vi ho un po' stressato per
preparare questo incontro con me, le telefonate, eccetera. Grazie per la disponibilità. Vi ricordo che abbiamo tempi stretti, quindi insomma sarò un po' antipatica. Dire basta adesso, passiamo la parola. Solite cose purtroppo sgradevoli, però dobbiamo intavolare una discussione importante. E tiriamoci sulle maniche, allora, come faceva Giancarlo, l'abbiamo visto quando doveva lavorare, tiriamoci sulle maniche della camicia e cominciamo a parlare di professionalità docente. Io parto da una frase di Giancarlo, che nessuna scuola è migliore dei suoi insegnanti. Significa che la scuola, in quanto singola scuola, cioè singola istituzione scolastica, ma anche in quanto scuola con la S maiuscola, cioè in quanto istituzione nazionale, manifesta la propria efficacia unicamente sulla base del lavoro di chi insegna. Ipotizzando quindi, facendo finta che ci sia la migliore delle legislazioni possibili, sono gli insegnanti che la realizzano, che le danno vita e corpo. Se questi insegnanti non ci sono, questa ipotetica, immaginaria, utopistica, sovrastruttura perfetta non funzionerebbe comunque. E la storia ce lo conferma anche al contrario. Non c'è la legislazione è cattiva, ma se ci sono gli insegnanti buoni, la scuola cammina. La professionalità docente quindi vive sulla base di una forza che si fonda su se stessa e che possiamo definire una forza professionale in atto quando si esercita e trasforma culturalmente bambine e bambini, ragazze e ragazzi, facendo sì che in loro si attivino e si consolidino e si esercitino delle chiavi di lettura del presente e se riusciamo nella migliore delle condizioni anche del loro futuro. Se leggiamo il profilo di uscita delle indicazioni, quello generale al quale tutti i docenti devono guardare, anche quelli dell'infanzia, se leggiamo quello, vediamo che i traguardi che dovrebbero orientare non solo il loro apprendimento, ma anche il nostro insegnamento, sono i saperi, le discipline, in prospettiva di apprendimento permanente e soprattutto di cittadinanza intenzionale, ed è un tema che è stato richiamato più volte questa mattina. Se l'insegnante lavora, leggendo e rileggendo quell'orizzonte comune, sente le indicazioni, ne sente lo spirito, ne sente la lettera e contribuisce a costruire l'istituzione scuola intesa proprio come singolo corpo, come singola scuola del paese, della città, come singola istituzione, ma contribuisce anche a costruire un'istituzione scuola nazionale. E ricollegandomi al discorso che faceva Valentina stamattina sull'autonomia differenziata, contribuisce a costruire un senso unitario della scuola. Quindi la responsabilità è enorme, è una responsabilità, lo diciamo, lo ripetiamo, è una responsabilità politica la nostra. Io insegno lettere alle medie, quindi figuriamoci. Quando l'insegnante lavora in questo senso, in questa direzione, tenendo fermo quell'orizzonte di uscita, tenendo fermo tutto lo sviluppo dei saperi che le indicazioni delineano, utilizzandole per costruire, ricostruire, rileggere i curricoli, l'insegnante costruisce se stesso. La rispettabilità e la considerazione sociale degli insegnanti, di cui tanto si è discusso e si discute, è certamente complesso e i fattori che influiscono sono molti, ma questa rispettabilità sociale non prescinde mai da come il singolo insegnante interpreta la propria professione, cioè non è indipendente da come io sono come insegnante, non ci sono fattori esterni che limitano la mia rispettabilità. E questi fattori sono quelli che io realizzo, la cura nella gestione delle esperienze didattiche in classe, nella progettazione, la cura di me come persona, come intellettuale. Nessuna burocrazia e nessun indirizzo dirigenziale, potremmo rovesciare l'assunto iniziale, nessuna burocrazia, nessun indirizzo dirigenziale può essere peggiore dei docenti a cui è imposta. Questa forza professionale che in queste dimensioni è in atto, come forza intellettuale, noi siamo gli ultimi intellettuali pubblici pagati dallo Stato per fare la società,
L'esistenza di questa forza professionale, quando non è in atto, non resta latente, cioè non c'è un insegnante neutro. L'insegnante o insegna o fa danni. Perché purtroppo è così. L'insegnante non è non può essere mai un fattore neutrale, perché se non si insegna con la consapevolezza di ciò che si fa, degli strumenti necessari, della collegialità, il risultato che si ottiene è distaccare bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai saperi, con un aumento esponenziale di questo danno che è difficile, veramente difficile, arginare passando da un ordine all'altro di scuola. E l'insegnante che, ritornando al primo ciclo, non usa se stesso, la propria professione, la propria intellettualità al servizio delle indicazioni per realizzarle, fa una cosa molto grave, commette una cosa molto grave, oltre a distaccare i bambini e le bambine dai saperi e dal sapere come valore, dalla conoscenza come valore. Fa una cosa molto grave, cioè aumenta le disuguaglianze sociali. Quindi fa un danno non solo in termini cognitivi e culturali, ma fa un danno sociale. Perché fa in modo che i Pierino e i Gianni restino da dove erano partiti, senza alcuna possibilità di costruire nulla di diverso di se stessi e della società. Entrano in gioco in questa prospettiva elementi molto complessi e molto delicati. Uso una parola che Giancarlo riferiva alle maestre e ai maestri della primaria, l'esemplarità, ma potremmo tranquillamente spostarla indietro alla scuola dell'infanzia o avanti alla scuola media. Dice, ha detto una volta Bentelbandi, una cosa che a me ha colpito molto: i ragazzi e le ragazze non vedono quasi mai i propri genitori al lavoro, vedono noi come lavoratori, noi insegnanti come lavoratori. E questo è uno dei significati dell'esemplarità. La motivazione e la cura del proprio sapere esperto è una questione molto complessa, che è l'accesso alla professione, cioè perché si diventa insegnanti, ne parlavamo stamattina con gli amici. La professionalità docente, nel quadro delle indicazioni, lo ha scritto Claudia Lichieri nel libretto che si vende fuori, che è fondamentale, che ha citato Caterina, Passaparole. Claudia Lichieri ha scritto che la professionalità docente deve essere anzitutto una professionalità consapevole. Non si può essere né sciatti né andare a caso quando si lavora con i saperi in tutto il primo ciclo. E Castoldi, nell'altro libro importante, Fare scuola con le indicazioni, ha scritto che non è sufficiente un approccio tecnico professionale, ma è necessaria una dimensione culturale del proprio insegnamento in questa scuola di base. Aggiungo una terza citazione dalla nostra rivista Insegnare. Angela Caruso ha scritto che la professione docente, nell'ottica, nelle categorie delle indicazioni, mette in atto, ha usato una espressione che a me è molto cara, una praxis educativa. Cioè l'insegnante pensa, progetta e realizza la propria esperienza culturale e costruisce in questo modo gli approcci al sapere e costruisce dall'interno una educazione attraverso questi saperi. Con queste chiavi di analisi e di prospettive, il 21 febbraio abbiamo realizzato nello spazio delle indicazioni un incontro online che potete trovare sulla rivista, la registrazione è aperta, è visibile. Abbiamo realizzato un incontro online con i docenti dei vari segmenti di scuola. In questo incontro online abbiamo discusso sia della forza, di questa forza della professionalità in atto, ma anche, abbiamo anche discusso delle incompiute, delle indicazioni, e di come queste incompiute vadano lette, individuate e riattivate. Cominciamo quindi un primo giro di confronto tra i punti di vista di coloro che sono qui al tavolo con me su questo aspetto un po' opaco, diciamo così, della professionalità docente. Vediamo insomma di capire quali sono un po' le parti deboli di questa professionalità. Possiamo parlarne da tanti punti di vista. Il difficile inserimento degli insegnanti, la difficile interiorizzazione, potremmo dire, della dimensione comprensiva, cioè della verticalità, la collegialità mal digerita, la trasmissività che ancora, come è stato detto, permane. Facciamo un primo giro, scegliete la prospettiva che vi aggrada di più e che vi sollecita, e soprattutto la prospettiva rispetto alla quale le vostre associazioni hanno riflettuto.
Comincio da sinistra. Prego. Grazie. Devo dire che con tutte le suggestioni di questa mattina ho un po' rovesciato, usando la tecnica del flipped, della flipped classroom, il mio intervento. Giuro che lo manderò strutturato e organico. Adesso sarà poco strutturato e poco organico. Però alcune suggestioni mi sembrano indispensabili per delineare alcune dimensioni della professionalità docente. L'altro giorno, ragionando con un gruppo, si diceva del termine utilizzato dal ministro per comandare in politica, dicendo che il compito è di assimilare i bambini che arrivano e che non conoscono la lingua italiana, però forse non avevamo fino a quel momento riflettuto approfonditamente su cosa comporta questo termine assimilazione. Comporta che chi assimila non cambia assolutamente, rimane uguale a se stesso, sono gli altri che devono cambiare. E quindi se questo è il messaggio che viene dato agli insegnanti, nuovi e meno nuovi, è un po' preoccupante. Vogliamo dei ragazzi che cambino, vogliamo cambiare i nostri alunni, vogliamo cambiare noi con i nostri colleghi, o ci accontentiamo di questa formula dell'assimilazione? Ecco. Secondo punto, scusate, vado un po' a braccio. Tempo fa, in un convegno in Spagna dell'Università di Santander sulla ricostruzione della memoria della guerra civile, hanno presentato l'esperienza di alcune insegnanti le quali hanno convissuto per 20 anni nelle stesse aule, a fianco, nello stesso piano, e non sapevano, fino a che per un banale incidente, una telefonata a una di loro, non hanno scoperto di avere entrambe la stessa storia, cioè erano figlie di repubblicani fucilati, di maestri repubblicani fucilati, non si erano mai confidate questa loro situazione. E mi chiedo se oggi nella scuola questo possa permanere, questa separatezza, questa chiusura in aule separate, senza sapere cosa fanno gli altri, eccetera, anzi cercando di fare meglio per risultare più bravi. Terza cosa, si è parlato giustamente delle indicazioni di costruzione di senso, si parla anche di concettualizzazione, è un aspetto fondamentale che richiederebbe davvero molte volte un ribaltamento, un rovesciamento. Faccio un esempio forse banale. L'insegnante chiede la definizione di triangolo rettangolo, l'alunno risponde che il triangolo rettangolo ha un angolo retto, è quel triangolo che ha un angolo retto. È stato abituato a vederlo disegnato con la punta in alto e con l'angolo appunto in alto, e a fronte di altre presentazioni crolla il palco. Perché? Perché ci si basa sulle parole, sulle definizioni, senza approfondire la categorizzazione che sta dietro quelle parole. È fondamentale questo aspetto. Spesso ci si accontenta della verbalizzazione. Allora, questo è un aspetto fondamentale perché riguarda tutto il percorso che Vygotsky aveva delineato sulla simbolizzazione, sulla costruzione dei concetti, eccetera. Allora, le indicazioni sono molto esigenti. Perdonatemi questi 3 esempi che mi sono venuti in mente, sono molto esigenti, parlano appunto di collaborazione fra discipline, parlano di che vuol dire andare alla radice degli apparati disciplinari, come sono costituite le discipline, quali sono le analogie, quali sono le differenze, quali sono le origini delle discipline. Le origini sono nella realtà, come è stato detto anche questa mattina, ma variano a seconda delle dimensioni e dei parametri di cui si occupano e dei codici che utilizzano, come sappiamo. Quindi creare una condivisione su questo, una collaborazione fra saperi e discipline, significa formarsi insieme e leggere insieme che cosa sono le discipline, come possono essere spese a risolvere buoni problemi, come diceva Emma Castelnuovo. Poi si parla di condizione umana, fondamentale anche questo aspetto, no? Una condizione spesso frammentaria, perché nella separatezza delle discipline, un po' tutti gli ordini di scuola, ahimè, a volte, non risulta una condizione umana globale, complessiva, in cui l'essere umano sia inserito in una natura, in un ambiente, con gli altri esseri viventi, eccetera.
c'è un essere biologico da una parte, c'è un essere storico dall'altra, c'è un essere artistico musicale dall'altra, è faticosa la ricomposizione. Dovremmo puntare a una formazione che li ricomponga questi aspetti, prima di tutto, nella nostra testa. Il contesto educativo, voi mi dite i tempi, un minuto, abbiamo imparato da Giancarlo proprio a definire, individuare quali sono i parametri di qualità. E lui era molto esigente da questo punto di vista, molto gentile nel dire che così non va, che bisogna fare un altro modo, fondando soprattutto sull'organizzazione cooperativa del contesto, sugli spazi, i tempi, il ruolo dei materiali, degli strumenti, la variabilità percettiva, non creare fissità funzionale nei bambini e nelle bambine fin dai primi anni, e così via. Fondamentale anche questo. Ecco, un po' preoccupante nel nuovo decreto sul concorso che è in atto, si usano delle parole, per esempio si indica di prepararsi per il concorso sul costruttivismo, il cognitivismo, il neurocognitivismo, eccetera, eccetera, ma mancano le parole però altrettanto significative che sono state ben riprodotte qui questa mattina. Allora, a noi piace pensare che, come racconta Canevano utilizzando metaforicamente la favola del brutto rotoccolo, sia fondamentale lavorare sulle aspettative. Quali alunni e alunne noi pensiamo di incontrare? Noi vorremmo incontrare, e a volte la realtà purtroppo ci disturba, ci disconferma, ma dobbiamo, è il nostro compito, come diceva Mario Lodi, dobbiamo tirarci sulle maniche e lavorare. Lui diceva, nella mia realtà degli anni 60, c'è tutta l'Italia, perché c'è stato l'inurbamento, l'immigrazione dal sud, dalle campagne, eccetera, oggi c'è tutta un'altra realtà, ma questa è la realtà e dobbiamo farci i conti. Ecco. Perrenoux, un ricercatore francese, fa una lunga lista molto significativa di quelle che sono le competenze degli insegnanti. Dentro di queste mi piace pensare che vada curata la consapevolezza della parzialità dei punti di vista, un'apertura all'intersoggettività del giudizio, l'esempio del triangolo è chiaro, no? Che tipo di giudizio si può dare rispetto a una risposta considerata giusta o considerata sbagliata, e soprattutto il lavorare insieme, il confrontarsi, perché è l'intersoggettività che si crea una valutazione gentile, mite, formativa, autentica, educativa, eccetera. Poi la disponibilità al dialogo, che richiede una fondazione collegiale spesso assente, la riflessività, come è stato detto, il saper dosare quelle che sono le routine e quelli che sono gli imprevisti, un po' come nella musica. La musica è fatta di ripetizioni, ma anche di variazioni. Una classe fondata solo, sempre e solo sulle stesse pratiche e procedure, è una classe rutinaria dove si crea, come dicevo prima, fissità funzionale. E poi ci vuole disponibilità ad operare con i ragazzi, anche questa va costruita. Nella mia esperienza da giovanissimo maestro, degli insegnanti, allora MCE, facevano dei corsi per doposcolisti del Comune di Venezia. Da loro abbiamo imparato, e ci hanno fatto fare, però facevano con noi le teorie sull'apprendistato cognitivo, sul fare, provare, riprovare, di vedere i propri modelli, l'efficacia dei propri modelli, sul fare con i ragazzi, è fondamentale. E poi, come è già stato detto, la capacità di autovalutarsi, di autovalutare e di confrontarsi con gli altri sugli esiti. Grazie. Allora, io sono la dirigente scolastica e nella scuola abbiamo bisogno di una scuola davvero affettuosa e di curare i nostri docenti, perché è un momento difficile, la scuola in questo momento è un cantiere, è un work in progress, si fa di tutto e si rischia, i dirigenti in primis, di venire schiacciati sul versante amministrativo e i docenti rischiano di sentirsi soli, perché è sempre più complesso, è complesso essere genitore, ma è complesso anche oggi essere docente, perché non basta essere esperti nella propria materia, in quello che io devo insegnare, ma è necessario al mille per mille avere quella capacità e competenza di occuparsi anche dei bambini, dei ragazzi che abbiamo di fronte, quindi della sfera sentimentale, affettiva,
che ci possa, che possa rendere il docente capace di diventare per quei ragazzi, per quei bambini, una figura in grado di accendere quella scintilla e capace di dare fiducia. Questo è un compito immane, i genitori anche sono in difficoltà e noi dirigenti di Andis, che crediamo davvero in una leadership educativa, siamo, cerchiamo di essere al fianco dei nostri docenti per creare quella che è la comunità, mettere in comune. Non è così, non è semplice, perché vuol dire provare a rinforzare e dare forza a noi. Le tentazioni a volte sono che il docente tende a chiudersi nella propria aula. Cercare di aprire, di condividere, non è semplice, perché richiede tanto occasioni di incontro, dobbiamo stare a scuola. Diciamo che ci si conosce, la forza del fare le cose insieme ci fa sentire meno soli, e ma richiede anche tempo. E non capisco come mai siamo sempre più stanchi. Questa frenesia, questa fretta di fare ci mette in condizioni che sembra sempre che si corra verso qualcosa, verso che cosa non lo so. Siamo ancora un pochino legati alla logica, ahimè, del programma. Io prego Dio che alle indicazioni non venga messo a mano in questo momento, perché questo essere qui oggi è stato per me il pretesto per reinterrogarmi a che punto siamo nelle nostre comunità rispetto alle indicazioni nazionali. È un profilo altissimo il docente che esce da queste indicazioni, altissimo e bellissimo. È una sfida, non ci siamo ancora arrivati, però ci proviamo. Già se riusciamo a essere docenti in ascolto, docenti che hanno una postura dialogica, già facciamo tanto, perché la scuola che emerge dalle indicazioni è davvero una scuola amica, è una scuola che mette al centro la persona e il ragazzino che cresce. Ragioniamo sulle nostre scuole, di che idea di bimbo, ragazzo, perché il valore aggiunto dell'istituto comprensivo. Io ho diretto una direzione didattica e ho diretto un istituto comprensivo. Non c'è confronto, meno male che sono arrivati gli istituti comprensivi. In direzione didattica si fermava alla quinta elementare. Quel bimbo lì cosa diventava? Abbiamo bisogno di, invece, di ragionare su una portata da 0 a 7, da 3 anni a 14 anni, ragionare che idea di bambino abbiamo. Cosa è importante che i nostri ragazzini? I traguardi sono prescrittivi, va bene, gli obiettivi sono strumenti. Ragioniamo all'interno, riprendiamo in mano i nostri curriculum. Cosa non riesce a fare la scuola? Allora, c'è uno zoccolo di insegnanti e le scuole russano che si fanno, a Bologna si dice un mazzo tanto, e le scuole e quei dirigenti che hanno la fortuna di avere un gruppo di docenti appassionati riescono a creare delle comunità e qualche volta ci si riesce, magari non è tutto l'istituto, ma è quel plesso dove si è creato quel gruppo di docenti appassionati, empatici, che però si contagiano. Cioè noi dirigenti dobbiamo cercare di contaminare e di allargare il gruppo dei docenti appassionati ed empatici più che si può. Ma ancora ce n'è di strada da fare. Vogliamo parlare della ricerca? La ricerca nella scuola fa fatica a decollare, perché richiede tempo. Quando parte, e io per esempio la sto facendo partire, dà delle soddisfazioni enormi. Io vengo da un incontro, dimmi, perché io parlo parlando. Quando ascolta la lettura a voce alta, la narrazione, il pensiero narrativo di Brunner, è vero, questo funziona. Leggiamo nella nostra scuola come abbiamo deciso, io ho sempre detto, nel nostro TikTok non stiamo a sbrotolare, cerchiamo di caratterizzarci come scuola che porta avanti un pensiero. Giancarlo, lunghe discussioni con Giancarlo, e sono emozionata oggi ad essere qui, perché con Giancarlo beccavo anche ogni tanto, insomma, non ti rendi conto di quella che è la fatica nel governare 180 insegnanti, cioè, non riesci. Piccoli passi, partiamo da... L'altro giorno, ricerca, leggiamo a voce alta tutti, no, i miei docenti della scuola primaria e infanzia leggono tutti nelle loro classi. Collaboriamo con l'Università di Perugia, professor Battini, proviamo a fare ricerca. Non vi dico classi campioni, classi non campioni. Le classi non campioni, che dovevano fare i test per verificare le...
ma preside, ma dobbiamo proprio fare, l'abbiamo deliberato in collegio. La, allora, la forza della collegialità, non tutti ancora i docenti ne sono consapevoli. Dobbiamo lavorare su questo versante, far capire che noi è fondamentale. Abbiamo fatto un incontro, io sono ingrassata 10 kg e non va bene, ma sentire docenti di più scuole, istituti comprendere, siamo due scuole in rete, contenti, dicendo ma vediamo l'efficacia, è vero. Perché la scuola, davvero, noi rischiamo che il Pierino che entra alla scuola dell'infanzia lo vediamo in difficoltà. Sappiamo già che in terza media quello lì rimane Pierino. Ma se troviamo quelle strade che in qualche modo riescono a nutrire quel bambino senza farlo sentire di serie B, la lettura a voce alta è una strada, proseguiamo su questa strada qua. Allora, però è fatica. E sono partita con 20 classi. Il mio istituto ne ha 65, quindi voglio dire, si parte da poco, però per dire che la ricerca ho fatto fatica a farle entrare dentro la scuola. Basta. Allora, tutti i belli interventi della mattina hanno messo in evidenza l'estrema complessità del compito che viene assegnato alla scuola dalle indicazioni nazionali. Indicazioni nazionali che evidentemente non nascono dal nulla. Come già qualcuno ha richiamato, c'è una storia perlomeno di 50 anni a partire dai programmi del 79. E sicuramente le indicazioni del 12 sono un approdo significativo di questo lungo cammino. Quello che viene chiesto agli insegnanti è un'impresa molto impegnativa, molto. Perché volere dare importanza fondamentale all'apprendimento dello studente, di ciascun studente, come c'è scritto nelle indicazioni, è un'impresa molto impegnativa. Significa sapere usare le discipline in un modo completamente diverso da come la tradizione ce le ha tramandate. Che quando poi parliamo di discipline, è giusto parlare di discipline, non di materie. Ma la scuola ha una tradizione di materie, ha una tradizione di insegnamento manualistico, di insegnamento trasmissivo, di insegnamento libresco, che è l'insegnamento maggioritario, per cui nonostante che da 50 anni, o forse anche più, perché ognuno di noi poi colloca le date a seconda della sua esperienza, dei suoi libri che ha letto, ma non è che negli anni 60 o prima non ci fossero tentativi di innovazione, ma comunque partiamo dal 79, quindi in questo più o meno 50 anni, molto è stato fatto, però molto è stato fatto sicuramente trainato, spinto da una parte del mondo della scuola, non dalla scuola nel suo insieme. Volere mettere lo studente al centro vuol dire far diventare le discipline non più il fine come nella tradizione, io penso ancora oggi, della maggioranza delle scuole e oggi, perché insegnare in modo tradizionale vuol dire avere come punto di riferimento io ho da fare questo programma, ho da fare questo insegnamento, quindi il fine è l'insegnamento, non la disciplina per formare lo studente, ma considerare le discipline uno strumento e non il fine, dirlo è facile. Realizzarlo è molto impegnativo. E quindi il tipo di professionalità che sta dietro le indicazioni è una professionalità che a livello dell'insegnante diffuso non esiste. Esiste in una parte del mondo della scuola, ma non esiste perché vi sono aspetti di questa professionalità che fanno parte del senso comune democratico, se vogliamo. Perché pensare che a scuola ci possa essere
anche con le cose più belle. Un insegnamento significativo per gli studenti, se l'insegnante non è in grado di creare una relazione significativa fra lui e gli studenti, ma un clima nella classe di collaborazione fra tutti, tutto il resto non funziona. Per cui che la relazione sia fondamentale è ovvio, ma è sufficiente dire questo aspetto? No, perché se noi pensiamo che lo strumento rimanga le discipline, non come fine ma come mezzo, ci vuole tanta cultura. Ma che tipo di cultura? Ci vuole sicuramente una conoscenza disciplinare, ma evidentemente come quella cosa che di per sé non serve a nulla, di per sé. Se non è mediata profondamente, le mediazioni necessarie sono tante. Sono sicuramente di tipo epistemologico, ma anche di tipo psicologico, pedagogico, didattico e potremmo aggiungerne altre. Queste cose che sto dicendo dovrebbero essere patrimonio del sistema, della scuola e in una certa misura di tutti gli insegnanti. Perché quando dico una certa misura di insegnanti non è che dobbiamo pensare che tutti gli insegnanti possono essere specialisti di tutte queste cose. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che una professionalità adeguata implicherebbe innanzitutto una formazione iniziale sensata, esistente. Nella primaria esiste da 25 anni, sicuramente è stato un passaggio importante, ma dire che questa formazione, per come io ne so, ne conosco, e quella che dà gli strumenti che sto dicendo, non mi risulta, perché è una formazione per scatole separate e quando si parla di unitarietà è paradossale che nel livello in cui si dovrebbe scrivere maggiormente non esiste, perché da una parte i pedagogisti, i psicologi e tutte le discipline separate. Quindi lo studente che esce da queste scuole rispetto a 25 anni fa ha sicuramente una formazione culturale diversa, ma dire che è pronto perché ha fatto questa scuola a operare le mediazioni di cui si parlava, la mia esperienza dice che non è così. Poi non si può mai fare affermazioni assolute, perché ognuno conosce una parte del mondo e sulla parte del mondo tende a fare generalizzazioni e legge cose che confermano, ma sicuramente ogni cosa ha la sua sconferma. La sua sconferma, per fortuna, esistono poi anche all'università, in certi luoghi, storie e esperienze molto diverse, dove questo tentativo di mediazione per alcune discipline, non per l'insieme, si fa anche nella formazione iniziale per la scuola primaria. Teniamo un velo per la scuola secondaria. Teniamo un velo nel senso, dopo le SIS, che nel bene e nel male hanno rappresentato una qualcosa di importante, del bene e del male, poi quello che dopo è venuto fuori, o cose veramente manchevoli, o il nulla. E ora siamo ancora nell'attesa del superamento del nulla. Io un ricordo, direi totalmente negativo, dell'esperienza del governo Renzi sulla scuola, non solo sulla scuola, ma mettiamoci alla scuola, no? Ricordo una cosa positiva, il dispositivo per la formazione iniziale che prevedeva, ovviamente cancellato dal governo Conte, al ministro e ministro al governo 5 Stelle Conte, l'unica cosa positiva secondo me di quella stagione. Allora, la formazione di servizio, allora, dal mio punto di vista, con tutti i limiti che può avere non avendo alle spalle una formazione iniziale adeguata, era lo strumento per dare gambe alle indicazioni, per cercare di metterle in atto e per, impostando la formazione di servizio in termini di ricercazione, quindi di studio, ma di sperimentazione e di riflessione sulla sperimentazione, perché quando parliamo di quello che è necessario nelle scuole è una formazione di servizio, non che ci aggiorna su nuove cose, poi c'è bisogno anche di aggiornamento, sto dicendo che deve essere fatta. La formazione di servizio significativa è quella che dà strumenti per lavoro in classe, quindi dà stimoli, indicazioni, punti di riferimento
per partire nel lavoro, ma poi prende dal lavoro, dalla pratica, ciò che funziona, ciò che non funziona. E in questo andare e venire il costante miglioramento. Ma questo cosa implica? Una formazione di servizio strutturale, non che nei prossimi 2 anni la progettiamo, il lavoro sul curriculum, poi arriva un'altra volta e si faccia. Risorse su questo. Noi vediamo quel successo, direi nel 25 dopo l'autonomia, ma fermiamoci agli ultimi 12 anni, il nulla da parte del Ministero. Io dissento, scusa Valentina, su un punto della tua introduzione, e cioè l'accompagnamento delle indicazioni fu indecente, perché in quel primo anno e mezzo ci furono circa 2 milioni di euro, ma per formare e aggiornare tutta Italia, tutte le discipline e tutto, le metto a confronto con la Toscana, dove la Regione Toscana investì circa 2.000 euro soltanto sulle scienze e sulla matematica, ed è un'esperienza che dura sostanzialmente da 14 anni. In altre parole, se vogliamo che le indicazioni non rimangano il documento bello, il punto di riferimento sensato da ogni punto di vista, poi si potrebbero fare osservazioni critiche, le pulce a qualche aspetto, ma sono aspetti secondari. Ma se questo documento bello non è quello che è praticato nelle scuole, perché le risorse del Ministero sono su questo, e ciò che fa camminare poi il lavoro, sono le risorse. Se invece il Ministero ha finanziato chi è in tutti questi 11 anni in più, tutto tranne che il lavoro sul curriculum verticale, non possiamo stupirci della situazione in cui siamo, in cui poche scuole lavorano sul curriculum verticale. Tante fanno adempimenti burocratici, ogni scuola ha il suo elenco di obiettivi che chiama curriculum verticale. E poi le poche energie che gli insegnanti hanno, perché poi sarebbe il ballo anche lo stipendio, sono tante cose, sono spese su tutto l'inessenziale. E quando dico l'essenziale, non sto dicendo le cose assurde e sbagliate, ma occuparsi, faccio un esempio e chiudo, di coding. È sbagliato fare il coding? No. A finanziare come ha fatto il governo Renzi per 5 anni e poi è continuato una barca di risorse sul CODI e nulla sulle indicazioni, dall'idea della filosofia che c'è dietro a chi governa. Come non essere d'accordo con tutti i colleghi che mi hanno preceduto? Allora, pensando un po' a questa tavola rotonda, prima ho detto, vabbè, troviamo una definizione di docente un po' che funzioni, evocativa. E così alla memoria mi sono un po' appuntato quelle che ci sono nella pubblicistica. Il docente come guida, il docente come regista, il docente come coach, il docente professionista riflessivo, il docente designer, che adesso si porta molto, l'universal designer, il master di bottega, l'artista, il docente scultore, il docente chef, il docente pastore, sia nella versione abruzzese che in quella sarda, se avete uno spinge l'altro accompagna, il docente intellettuale, il docente facilitatore, il docente adulto esperto, il docente esatto su misura, e ce ne sarebbero tantissime altre, no? Sono definizioni che troviamo, che utilizziamo, eccetera, e che molte sono anche evocative, sono romantiche, riprendendo un po' quello che diceva la nostra amica alla fine del suo intervento. Ecco, ma vediamo un po' le indicazioni, se parlano un po' di docenti. Sì, ne parlano. E ne parlano in quella parte che, tranne quelli che stanno facendo il concorso o che l'hanno fatto recentemente, probabilmente saltano a più pari, perché si va sugli obiettivi, è stato ricordato, che cosa fanno gli insegnanti? Utilizzano la parte degli obiettivi, i traguardi molto meno, perché ancora secondo me non si è capita molto la cosa e quindi viene un po' trasferito. Il profilo viene saltato a più pari, mentre invece abbiamo visto che è l'orizzonte. I traguardi hanno un senso molto profondo. Io mi ricordo quando Italo Fiorini con gli altri della Commissione ne parlava e fu una individuazione molto particolare e significativa, quello di traguardo di sviluppo della competenza.
ha un significato profondo. Beh, quella parte che tutti più o meno abbandonano dice un sacco di cose interessanti. Io l'ho ripresa e vediamo che cosa dice sui docenti. Sui docenti dice: la presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. È già questo. Poi saltano avanti: la professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto tutto con i saperi e la cultura. E chiude: la costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all'innovazione e alla condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico. Questa è tutta la risposta alla domanda, rapporto fra docenti e direttori. È tutto qui. La presenza di insegnanti motivati, preparati e attenti alle specificità. Signori, vogliamo parlare di reclutamento? Vogliamo parlare di formazione iniziale? Vogliamo parlare di considerazione sociale della funzione docente? E già questo è un primo, una prima dimensione di grigiore che ci dà qualche problema. Si arricchisce la professionalità docente, perché la professionalità docente, come le competenze, non è mai autonoma, si sviluppa continuamente. Perché? Perché il nostro è un lavoro, una professione, un mestiere, una missione, tutto quello che diceva all'inizio, tutta quella terminologia è valida, che si mette in discussione ogni giorno, ma all'interno della stessa giornata. Per i colleghi della secondaria, cambi classe, ti sposti di 10 metri, trovi un contesto relazionale e dinamico completamente diverso. Quello che ha funzionato 10 minuti prima, 10 minuti dopo, non serve. Cosa serve? La tua professionalità, il tuo bagaglio di competenze, la tua esperienza, ma soprattutto una cosa fondamentale che ci insegnano le indicazioni. La scuola non è il luogo del punto esclamativo, è il luogo del punto interrogativo. È il luogo dove si pongono domande, dove si ha il dubbio, dove si ha l'incertezza. Perciò non può essere il luogo del trasferimento di conoscenze. È il luogo dove si cercano risposte, dove si aiutano gli alunni a trovare delle possibili risposte, perché se no la cultura sarebbe ferma. Non ci sarebbe cultura, la cultura è dinamica, si costruisce ogni giorno con la ricerca di nuovi sistemi e di nuove risposte. Questa è la scuola. E la professionalità docente questo dovrebbe essere. E allora il problema qual è? Quali sono i punti su cui lavorare? Sono tantissimi. Innanzitutto bisogna lavorare su quella che è la formazione iniziale. Dobbiamo ragionare con l'università, ragionarci insieme. Non può essere l'università a dettare il profilo del docente. Il profilo del docente oggi qual è? Ufficialmente fermo a una vita fa, ufficialmente. Quello. Può essere ancora quello? La società è cambiata, è cambiato tutto. E noi abbiamo ancora il profilo che aveva forse la mia insegnante. No, non può essere così. Non può essere questo. E chi lo disegna oggi il profilo? Lo profila attraverso la formazione iniziale. E chi l'ha fatto? L'università. E no, no. L'università è un supporto fondamentale, fondamentale e imprescindibile, ma saperi di scuola e saperi accademici devono trovare un punto di incontro
soprattutto nell'andare a definire i percorsi per formare i nuovi insegnanti. E quelli che sono attuali non vanno bene, assolutamente. In primis per un motivo. Le indicazioni, è stato detto, ma io voglio puntualizzarlo, sono rivoluzionarie, perché per la prima volta tentano di ragionare in maniera sistemica, dall'infanzia andando verso almeno il primo ciclo, più di quello non si poteva fare. Ma è la prima volta che si faceva un documento in cui una disciplina aveva uno sviluppo curricolare, verticale o unitario. La prima volta. Perché il problema è che nella nostra scuola, è stato detto, abbiamo forme mentis professionali completamente diverse. Completamente. L'istituto comprensivo è ancora un laboratorio di esperienza da questo punto di vista. Medicciare le forme mentis è fondamentale, ma è complesso, è difficile. Perché? Perché se tu per tutto il tuo percorso sei stato un matematico e poi alla fine ti saranno passati 24 scelte, avrai fatto il che fa, solo alla fine inizia a ragionare di bisogni educativi speciali, psicologia dell'apprendimento, didattica, eccetera. È diverso da chi si è fatto 5 anni ragionando dal primo giorno di gestione della classe, relazione didattica, eccetera. È difficile. E guardate che probabilmente, e questa è un'altra evoluzione da fare, ce n'è più bisogno, più si va avanti con gli anni, che invece con i piccolini. Non è così. È di una complessità pazzesca insegnare la secondaria e il secondo grado oggi, ma non da un punto di vista della disciplina, materia, come la vogliamo chiamare, ma proprio della relazione didattica, delle problematiche che ci sono. E allora non possono bastare CFU per formare un insegnante. Poi ci vorrebbe a distanza. E poi tra parentesi, perdonatemi, perché ce le dobbiamo dire le cose, e poi mi autodo il minuto, diciamoci la verità, l'ultimo percorso inventato, dove si fa 14 CFU di pedagogia didattica, il resto è didattica disciplinare, che significa ritornare su quei contenuti. Perché parliamoci chiaramente, su alcune discipline in Italia, docenti di didattica di quella disciplina all'università si contano sulle dita di una mano. Ci sono discipline dove non esistono, o almeno esistono dei teorici di come si insegna quella disciplina all'università. È un'altra partita, è un'altra partita insegnato in una classe. Quindi il discorso è la formazione iniziale. E poi un altro elemento fondamentale che è ricordato dalle indicazioni: la comunità professionale. La comunità professionale, ma chi la cura la comunità professionale? Siamo noi, venuci del Vietnam, siamo qui negli altri contesti dove ci incontriamo, siamo noi questi romantici, folli, che hanno questi pensieri un po' utopistici, che i docenti tra di loro, finita la scuola, possono parlare ancora di professione e di scuola. Siamo noi che siamo tipi un po' strani, diciamocelo, nelle associazioni professionali. Cioè, finito il lavoro, non facciamo come gli altri lavori che chiudono, cioè dimentichiamo, facciamo la partita grande, no. Nelle associazioni siamo masochisti, facciamoci del male, parliamo ancora di scuola, di bambini, cioè tagliare la loro rivendicazione. Ma siamo gli unici. Siamo gli unici. E questo è il vero problema. Perché nella scuola si fa difficoltà. Allora, hai bisogno di un dirigente leader educativo, lo dicono le indicazioni. Ma se poi tutti i problemi sono PNRR, fai la burocrazia, vai sul siti, fai questo, fai l'appalto. No! No, non abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di un dirigente che sia sgravato dalla parte burocratica, così come i docenti, che i docenti non possono stare in tempo permanentemente burocratici.
quelli essenziali sì che hanno una valenza come atto pubblico amministrativo perché è così, ma gli altri carte no. Andiamo all'essenzialità, dedichiamo più tempo anche a confrontarci con i docenti. I tempi, e con questo chiudo, prometto, i tempi, ma scusatemi, ma è mai possibile che qua tutta una cosa che lo so che non è molto da audience, ma è mai possibile che nella secondaria non ci sono tempi per pensare insieme alla propria classe che non siano strettamente burocratici? Non è possibile. Tutto questo logicamente non è, tra virgolette, a gratis, come si dice a Roma, cioè va considerato nella funzione docente in quello che è il tempo. Ci vuole coraggio in questo. Noi come associazione lo diciamo da una vita in forme diverse, eccetera. Però è i decisori politici che non vogliono fare delle scelte. E purtroppo temo che noi resteremo ancora per un po' a essere gli unici folli che continuano a dirlo. Ma questa è, penso, una possibile risposta a quello che è il ruolo dei docenti rispetto alle indicazioni. Grazie. Grazie Loretta, grazie Valentina. L'invito che mi avete rivolto mi ha colpito particolarmente, è stata un'occasione anche per ripensare tante cose. E allora in questa discussione, di cui condivido molte delle cose che ho ascoltato, cerco di aggiungerne qualcuna. Una che mi è venuta in mente proprio ripensando alle tonnellate di ore che ho trascorso con Giancarlo dall'inizio degli anni Ottanta in su, lungo quel percorso di avventura che è stata la costruzione dei nuovi programmi della scuola elementare, poi la sperimentazione triennale obbligatoria della scuola elementare, fino alla riforma della scuola elementare. Un percorso bellissimo, per chi lo ha vissuto, anche tonnellate di ore GLP, come ricordava Caterina. Un aspetto di quel lungo viaggio mi è venuto in mente mentre venivo qui pensando a Giancarlo. In quelle tantissime riunioni che facevamo, molto spesso con la presenza di Luciana Pecchioni, perché a quel tempo un partito c'era e vigilava con attenzione, avvertivamo tutti l'esigenza che accanto alla qualità dei contenuti della riforma che andavamo a costruire, ci fosse la capacità nostra di rappresentare quello che gli anni 60 e 70 nel mondo della scuola avevano espresso. Il 68, il protagonismo degli studenti, del mondo della scuola, la riforma della scuola media unica, questo, la conquista delle 150 ore nel 75, cioè una società che chiedeva un salto nella qualità dell'istruzione. E noi avvertivamo la responsabilità di lavorare a una proposta che raccogliesse quella qualità civile, sociale che si era espressa. Si nasce nel CGL insieme, perché c'erano un paio di scioperi, cosa mai avvenuta, credo, nella storia della scuola, per realizzare quegli obiettivi. Dico questo perché questa oggi, ora, in questi momenti, è la cosa che avverto di più come mancanza, perché io non riesco a parlarvi oggi qui di scuola, di indicazioni eccetera, non riesco neanche per un istante a liberarmi da una angoscia profonda che avverto in questo mondo, in questa società in cui siamo in mezzo a una guerra incredibile, e avverto un silenzio della scuola che per me è incomprensibile, perché se arriviamo al punto che la scuola, che la guerra diventa un fatto ordinario della cronaca quotidiana, noi siamo davvero vicini alla terza guerra mondiale. Ma questa roba qui la scuola non la può accettare, non è possibile. Chi educa come la pensi la pensi non può che essere contro la guerra. E bisogna dirlo ogni giorno nelle scuole,
senza stancarsi. Guardate, lo dico con molto realismo, chiamando cioè la politica a fare quello che deve fare, a costruire le idee, le alleanze, le proposte per superare i conflitti con gli strumenti della diplomazia, perché questa è l'unica strada possibile. Ecco, noi in quegli anni avvertivamo quella responsabilità sociale, credo che questa la dobbiamo recuperare subito, ma velocemente, perché siamo veramente in una condizione drammatica. Lo siamo per tante ragioni, ma anche per quelle che man mano sono venute fuori dagli interventi che mi hanno preceduto, perché credo che ci stiamo avvicinando forse al punto più critico di questa riflessione, che riguarda la questione degli insegnanti oggi. Quando abbiamo fatto quell'esperienza di riforma, eravamo convinti e consapevoli che solo modificando alcuni dati strutturali avremmo aperto un processo di cambiamento. Il modulo non fu una scorciatoia per risolvere il problema delle superiori degli organici. Era figlio di una cultura pedagogica che aveva capito che da soli non si insegna, come non si apprende, che bisognava costruire una figura collettiva, una capacità di organizzazione, un luogo in cui gli insegnanti si potessero incontrare, perché le materie da sole non si incontrano. C'è poco da fare. Hai voglia tu a dire nella scuola secondaria superiore dovete fare l'interdisciplinarietà e d'arte. Le materie cominceranno a dialogare tra loro quando gli insegnanti inizieranno a dialogare tra loro, altrimenti non accadrà mai. Infatti oggi l'unica interdisciplinarietà la fanno gli studenti, i quali si devono cervellare, devono cercare di capire come mettere insieme l'ora di italiano con quella dopo di matematica, quella dopo di lingue, eccetera. La vera carta di identità della scuola italiana oggi non sono i POF o i PTOF, non sono, lì è la burocrazia, e con un bel po' di retorica. Volete il quadro della scuola italiana? Sono i quadri orari delle lezioni e delle attività. Quello è. Quella è la carta d'identità. Da lì si capisce se in quella scuola gli insegnanti si incontrano, lavorano insieme, trovano del o no. Questa è la verità. Superare quelle difficoltà lo abbiamo fatto con la scuola elementare e in un altro momento, che è quello della dirigenza scolastica. Io nasco maestro nel 73, questo timbro professionale me lo porto con orgoglio dietro per tutta la mia vita. Nell'82 divento direttore didattico. Se allora mi avessero detto un domani dirigerai un istituto professionale, mi sarei spaventato, ma soprattutto avrei detto beh, questo a me non toccherà. Con la dirigenza è accaduto. Ora non voglio discutere se sia stato un bene o un male o quali complessità abbia prodotto. Ho visto per esempio ottimi maestri elementari che diventati dirigenti e dirigenti di istituti superiori sono stati bravissimi, sono stati capaci di iniettare dosi di didattica e di pedagogia come mai era accaduto prima. Così come ho visto dirigenti scolastici provenienti da insegnanti di lingua, di matematica o di filosofia, diventare dirigenti scolastici di un istituto comprensivo e trovarli sempre chiusi in segreteria per non incontrare le maestre della scuola materna e maestre elementari con cui non sapevano come costruire una relazione. Però non c'è dubbio che l'innovazione ha prodotto una modifica profonda. Se si lavora sui limiti, le difficoltà, si può crescere senz'altro. Ma per gli insegnanti cosa è successo? Qui è tutto, politicamente rilevante. L'autonomia non ha parlato agli insegnanti. Noi riusciamo a fare la legge 59-97, il DPR 275 del 99, la dirigenza scolastica. Nel progetto berlingueriano c'era l'idea che
fatto il dirigente scolastico, doveva riequilibrare i pesi che si erano modificati, perché all'ex preside avevi dato poteri e responsabilità ben più rilevanti. Quindi dovevi avere dei contrappesi. I contrappesi erano le RSU, quindi la contrattazione d'istituto, e il nuovo profilo docente legato alla modifica degli organi collegiali. Questa parte qui non c'è stata. Non c'è stata per le vicende politiche che ha avuto il nostro paese. Questa asimmetria è arrivata, non si è mai fermata. Non solo, ma i processi politici che partono dal 2000 in poi, magari poi lo vedremo nel secondo giro, i processi politici impediscono di rimettere mano a questo vuoto che rimane, al punto tale che gli organi collegiali, oggi credo che sia parere unanime, sono in stato comatoso, più le persone più serie dicono: ma che cosa sono tre collegi docenti di 150, 180, 200 persone con 30 punti all'ordine del giorno, con le decisioni già prese, perché non si può che fare così, che senso ha? Quindi c'è una coda burocratica, ma c'è dietro un vuoto pesante. Qui c'è una questione irrisolta, ma di questo parliamo. Grazie. Grazie, ci siamo presentati in questo modo, ringrazio ciascuno di loro perché appunto abbiamo composto un quadro, da vari punti di vista abbiamo evidenziato quali sono le difficoltà, endogene ed esogene, che evitano, diciamo così, che hanno evitato finora alla professionalità docente di raggiungere quella compiutezza e quella forza di realizzare quell'atto, responsabilità, di assumersi quella responsabilità di formazione ed educazione che le indicazioni gli assegnano. Adesso, avendo incrociato appunto questi punti di vista, passiamo ad una prospettiva diversa. Le indicazioni, abbiamo detto, sono state concepite come un cantiere, come una struttura aperta, e in tutti gli ordini di scuola ancora c'è tanta strada da fare. Allora io adesso vi chiedo: quali sono le prospettive che queste indicazioni possono aprire? Quali sono i punti, le zone, i terreni che vanno irrorati, irrigati, e le coltivazioni che vanno curate di queste indicazioni? Perché oggi questo documento diventi vita, presente e futura per l'educazione e per la costruzione della società, cioè mantenendo la prospettiva della cittadinanza e dell'equità della nostra scuola di base, che costituisce appunto il fondamento. A questo punto ricominciamo da questa parte, andiamo da Dario, per così giriamo, invertiamo l'ordine. Mi viene bene perché la conclusione di prima mi viene bene. Sì. Ecco, che cosa possiamo fare? Io ricordo un punto particolarmente discusso con Giancarlo, quando, voi ricorderete, i compresivi nascono non per una nobile ragione di riunificare la scuola di base, ma per una ragione, come sempre, di razionalizzazione, tra virgolette, della rete scolastica. Bene, io ero molto perplesso, devo dire la verità, molto critico. Giancarlo, con la sua mitezza, perché non era solo per una valutazione mite, era la sua cultura improntata a un riformismo mite, più razziale, quindi era piacevole incrociare le nostre opinioni e le nostre differenze, perché vedevo lì un limite strutturale, un'assenza strutturale. Cioè, la dico oggi così: che cosa ci è mancato, secondo me? Ci è mancato il coraggio di accettare quella sfida, però rivendicarne radicalmente l'attuazione. Cioè, io avrei detto: benissimo, volete fare gli istituti comprensivi perché questo comporta un'autonomia? Allora, sulla base del numero di alunni di diverse fasce d'età, dateci gli insegnanti corrispondenti. Poi decidiamo noi come organizzare le attività. Io voglio avere il diritto di vedere se un insegnante
della scuola media vuol passare qualche ora con i bambini di una scuola d'infanzia. Voglio vedere se una maestra d'infanzia vuol parlare con un insegnante di scuola media e costruire un progetto insieme. Questa comprensività culturale e pedagogica avremmo dovuto rivendicare. Invece abbiamo accettato una comprensività amministrativa. Abbiamo accettato alcune, intendiamoci, alcune esperienze fortunatamente positive ci sono state, ma il vincolo strutturale ha pesato. La scuola dell'infanzia è rimasta scuola dell'infanzia, elementarmente a scuola media, spesso separati tra loro nella stessa casa. Allora, questo ci porta al punto finale per dire da dove riparte una possibilità di far marciare le indicazioni. Riparte, la dico così, intanto da rimettere al centro delle politiche delle organizzazioni sindacali, delle associazioni professionali, non del governo perché è quello che è, la questione degli insegnanti. Perché noi non parliamo più della questione degli insegnanti dagli anni 2000. L'unica figura di cui in questi 20 e rotti anni si è parlato è il dirigente scolastico. Guardate che se andate a riflettere su alcuni dettagli, anche le riflessioni che sono state espresse sull'orientatore, il facilitatore, il coordinatore, lo psicologo, se ci pensate, sono tutte esplosioni di pensi di funzione del dirigente scolastico, non del docente, del dirigente scolastico. Per il dirigente scolastico che cosa è rimasto? Il lavoro d'aula, cioè il rapporto individuale tra l'insegnante e la sua disciplina. Per questo tipo di attività, di lavoro d'aula, non servono le indicazioni, non servono grandi, perché la parola stessa, guardate, lavoro d'aula serve alla trasmissione del sapere, che non è una funzione banale della scuola, è un pezzo. Il dramma è se diventa l'unica funzione, perché se è così, allora per trasmettere basta uno spazio fisico chiamato aula, bastano un po' di banchi messi davanti, uno che parla e quelli che ascoltano. Questa è la trasmissione. C'è mancato invece dal 2000 in poi, proprio perché si iniziava la fase dell'autonomia, di ragionare di più sull'insegnante come ricercatore, che fa ricerca, che tiene insieme la didattica e la pedagogia, che la prova, la sperimenta, magari in collaborazione con le università, ma la sperimenta. Se fa questo, non è più sufficiente l'aula, serve un altro luogo che si chiama laboratorio, dove gli insegnanti possono fare laboratori dei diversi raggruppamenti o ambiti disciplinari e insieme gestirli sulla base di progetti che condividono e dove ciascuno porta la specificità della propria competenza disciplinare. Se è così, costruisci la comunità professionale, altrimenti la comunità professionale non c'è, è una finzione. C'è soltanto un nuovo centralismo, sicché noi oggi ci troviamo in una scuola che ha un centralismo ministeriale che aspira ormai anche a una pedagogia ministeriale, perché la scuola è un pezzo dell'offensiva ideologica di questo governo, che non è evidente. Una scuola tutta ordine, disciplina, sanzioni e voto ha un timbro ideologico chiarissimo. Quindi noi abbiamo questo centralismo, un altro centralismo che rischiamo, che è quello dell'autonomia differenziata, se ci verrà dominato anche questo dai nuovi equilibri parlamentari, e in più abbiamo, forse quello è il più nascosto e da questo punto di vista più insidioso, il centralismo della singola scuola. Quello per cui un dirigente che decide per tutti è persino comodo, perché da una parte certo
sopprime la ricerca, l'autonomia, ma dall'altra libera dalle responsabilità. Finché non accadrà che gli insegnanti riprendono in mano il loro futuro e il loro destino, ovviamente reclamando e rivendicando la rappresentazione di questa partita, noi non saremo in grado di smuovere la situazione attuale. Per cui la questione degli insegnanti, e di riflesso un ripensamento sulla figura del dirigente scolastico, vittima di una cultura manageriale, scusate, ormai ci credono solo i dirigenti alla leadership manageriale. I manager, quelli dell'industria, non ne parlano già più, la considerano roba vecchia. Quindi sarebbe bene che anche i nostri dirigenti si svegliassero un po' e capissero che forse oggi il vero problema è uscire dall'isolamento. La scuola muore, rischia di perdere anche la battaglia sull'autonomia differenziata. Se si chiude al proprio interno, deve riaprirsi. Questa è stata la grande eredità di quegli anni, che va riproposta oggi con un nuovo coraggio e la consapevolezza delle tante criticità dure che questa fase ci impone, ma che dobbiamo affrontare. Grazie. Allora, io riprendo da dove ha terminato Dario, ovvero lui ha già parlato dei docenti, quindi io condivido e sottoscrivo pienamente. Riprendo il discorso dei dirigenti, perché cosa possiamo fare? Io, dopo tanto tempo, mi sono convinto che dall'alto, pur essendo cattolico, quello è un altro discorso, ma dall'alto tipo Ministero e Parlamento poco ci possiamo aspettare di positivo, tranne momenti, ma proprio momenti che possono miracolosi capitare una volta ogni tantissimo tempo. Quindi io sono per caviamocela con le nostre forze. E come? Io partirei proprio dagli dirigenti scolastici. Perché? Perché tutto quello che si può creare all'interno di un'istituzione scolastica dipende in gran parte dalla capacità del dirigente di far crescere la propria comunità. Perché noi abbiamo, guardate, negli ultimi 20 anni è cambiato il panorama. Noi avevamo prima una direttori didattici, avevamo presidi che venivano anche da un punto di vista concorsuale con una direttrice più pedagogica, organizzativa sicuramente, ma pedagogica. Oggi basta vedere i risultati da quali cattedre provengono le nuove generazioni di dirigenti scolastici, abbiamo una deriva economico-giuridica. Questo perché le prove concorsuali premiano un certo tipo di percorso e la funzione dirigenziale oggi per il 90% è assorbita da problematiche burocratiche, giuridico-economiche. Per cui la parte che invece dovrebbe essere fondamentale in tutti i testi è scritto ovunque, da una parte e dall'altra, la leadership educativa. Ma se leadership educativa significa che io in una giornata riesco a dedicare 10 minuti al caso urgente che è accaduto, perché per tutto il resto devo stare attenta a che non mi succedano cose per cui poi vado a rispondere da qualche parte, e allora è ovvio che io non riesco ad avere una leadership. Ma non perché il dirigente possa spingere chissà dove, ma non deve limitare, non deve bloccare, non deve impedire. Questo è il vero problema, perché il problema è che spesso il dirigente, ma non per cattiveria,
per preoccupazione, per lo stare dietro alle emergenze da pronto soccorso, perché chiede gli staff, chiede gente, sa benissimo che l'ufficio del dirigente è in pronto soccorso, come quello del primo collaboratore. Si sta in pronto soccorso H24 sulle emergenze. Come fai a favorire la crescita di una comunità professionale? Parliamoci chiaramente dell'istituto comprensivo: o ci metti un impegno e un'energia notevole, o è solo sulla carta una comunità professionale. Solo sulla carta. Perché il problema è trovare i tempi, anzi, oserei dire, inventarseli i tempi nelle frange della normativa contrattuale, le 40 ore, eccetera. Il dirigente deve inventarsi insieme al proprio gruppo, che però non è un'enclave chiusa, deve essere la parte, non è impermeabile, è permeabile lo staff, perché se no abbiamo chiuso e peggio ancora. Bene, quel gruppo deve trovare le condizioni di esercizio per rendere l'istituto comprensivo una comunità professionale, e mi fermo all'istituto comprensivo, non vado oltre. Allora, in quante ore trascorrono insieme a ragionare docenti dell'infanzia, primario e secondario e primo grado? In un anno. Sì. Quanto tempo? Chiudo subito. Quanto tempo? Probabilmente qualche ora a settembre, qualche ora a giugno. Questa è la condizione di esercizio per un'autorità professionale? No, non può essere questa. Allora, e lo dico anche come un po' invito a noi come associazioni professionali, non lasciamo che i dirigenti siano esclusivamente presi da chi parla di superdirigenza, faccia vedere che chissà che mondo, eccetera. Perché guardate che qualcosa è cambiato anche negli ultimi 20 anni, per motivi che chi è nei vertici associativi conosce bene: soggetti nuovi che nascono, altre cose, attenzione. Cioè, le sirenette e gli specchietti per le rotole ci sono. Questo è un problema. Io, con le nostre forze, perché partire dalla dirigenza. Posso, ma bisogna aver cura anche dei dirigenti, questo è un dato di realtà, perché insomma è facile impallinare un piccione che vola ed è complicatissimo gestire una comunità professionale. Però, voglio dire, non ci aiutano nemmeno anche le forze sindacali. Vogliamo parlare delle 40 più 40, dove andiamo a inserire dentro, e per me è uno scandalo, i gruppi di lavoro per l'handicap. Allora, voglio dire, ormai sono aumentati in maniera esponenziale le certificazioni all'interno delle scuole. Dentro le 40 più 40, dove ci sono i collegi dei docenti, la consegna delle schede di valutazione, i consigli interclasse, i consigli di classe, i consigli di intersezione, ci andiamo adesso a inserire con l'ultimo contratto la formazione obbligatoria. Mi viene da ridere, perché io che nella mia comunità, senza rendere obbligatorio, ma siccome ci credo nella crescita della comunità professionale e lavoro con i miei docenti, con il mio staff, perché quell'organo intermedio che è fatto del, che si chiama middle manager, che mi fa ridere, ma quel gruppo di docenti appassionati che fa parte di 3 ordini di scuola, quindi infanzia, elementare e medie, ci si mette attorno a un tavolo e ci ragioniamo. Era facoltativa. Avevo su una comunità di 160, quest'anno ho formato solo sull'animatore digitale, perché avevamo 2000 euro, roba da ridere, bazzecole, 88 docenti, volontariamente, parliamone. Allora, è un numero esagerato, come si sente? Perché c'è un noi. Se il dirigente riesce a far capire ai docenti, il dirigente da solo non va da nessuna parte. Ci sono quelli che entrano nelle scuole convinti che adesso mi vengono tutti dietro. Una volta, non è più così. Il dirigente si deve mettere nell'ordine di idee che insieme, chi ha voglia, partiamo.
cerchiamo di capire quali sono i nostri bisogni fondamentali, perché cosa succede? Che a volte ci sono dei curriculum bellissimi, però il docente si chiude nella propria auletta e chi se ne frega? Non li riusciamo a rendere davvero concreti. Non ci aiutano nemmeno questi contratti, perché io per esempio farò finta di niente, continuerò a rendere la facoltativa, perché funziona. Dal momento che tanto io rendo obbligatoria una formazione, non è che se io rendo obbligatoria fra quel docente che comunque non è motivato, cambia, cambierà l'atteggiamento, perché poi la formazione va fatta in un certo modo. Quando si fa autoformazione, non è vero che lo facciamo solo a settembre o giugno, in alcuni casi, perché si trova, si inventa un'autoformazione. Noi quest'anno ci siamo dati che lavoravamo su Calvino, è l'anno dedicato a Italo Calvino. Tutti gli ordini di scuola si sono dati, quindi infanti, elementari, medi, si lavora con una giornata finale dedicata. Se si crea l'autoformazione, ma è autoformazione, che dopo io vado a certificare, mica li pago, ma questa roba che se io rendo la formazione obbligatoria, poi la devo andare a pagare, ma dove li trovo i soldi? Ma ci vogliamo rendere conto che sta roba non può stare in piedi? Io che dico ai sindacati, ma ci stanno dentro la scuola per capire la complessità che è? Non ci aiuta, perché ci si prova in realtà a mettere in piedi la comunità. Mi dispiace, non è vero che Giancarlo, col discorso della formazione dei docenti neoassunti, facevo parte del coordinamento regionale, l'8 e 50 era fatta benissimo. Qual è il problema? Che per essere davvero dei tutor non bastano le 10 ore che io riesco a dare al tutor competente per sempre che pago col fondo d'istituto, ci fa la birra il tutor mentor del docente ne ho assunto con 10 ore, viene da me e mi dice presti altro che 10 ore, sì, ma io li scelgo i tutor. L'università mandano i tirocinanti, la scuola deve avere la lungimiranza di capire che quel tirocinante deve andare in quella classe con il docente competente. Ho letto delle relazioni, faccio parte anche in Emilia Romagna dei docenti che vanno ad assistere, che fanno parte, rappresentano il MIUR alle tesi alla laurea, dei docenti che si laureano in scienze delle informazioni. Ho letto delle relazioni di tirocinio da farsi venire la pelle d'oca, perché avevano avuto delle esperienze nelle scuole con dei docenti assolutamente inadeguati. Allora, qui noi dobbiamo avere, noi dirigenti, quando ci arrivano i tirocinanti, io poi dopo di sede di laurea dico, beh, ma si capisce anche che docente non si vuole essere, mettiamola comunque sempre in positivo, perché hai avuto delle esperienze agghiaccianti, però quel docente lì non va bene, vuoi essere un docente di altro tipo. Però se il dirigente ha la lungimiranza di mettere quel tirocinante in quella classe col docente competente, il tirocinio può servire. Allora, devo chiedere a Giancarlo e a Carlo di essere stringatissimi, grazie. No, chiedo scusa, non ce l'ho fatta. No, ma è bello anche questo, cioè confrontiamoci, facciamo un bel bagno di realtà e confrontiamoci sui... Vai. Sì, allora, io credo che dovremmo pretendere associazioni, sindacati, associazioni dei genitori, della società civile, una grande conferenza, quando passerà questa tempesta, speriamo temporanea, sulla scuola. Ai tempi dei tempi, Giscard d'Estaing aveva istituito dei punti di ascolto, 20.000 mi pare, in tutta la Francia, per ragionare su una riforma possibile della scuola. Allora, da questo punto di vista, cosa possiamo fare? Possiamo tentare di cominciare a tessere un po' un discorso che passi attraverso quest'araba fenice che è la formazione obbligatoria, a cui non si interviene mai, e la ridefinizione di quello che è un ruolo docente. Il ruolo docente, come giustamente è stato detto, è ancora fermo, forse lo stato giuridico, ma ancora prima, forse la legge decreto del 28. E quindi ridefinire quello che è il ruolo politico dell'insegnante, educare un atto politico.
va ampliata la gamma dell'autopercezione che l'insegnante può avere dei propri compiti. Non se la può inventare lui, non se la possono inventare quei meschini in una scuola a cui tutti ridono dietro. In linguistica si dice che ogni nuovo elemento inserito nel sistema linguistico ha due possibilità: o diventa una sommatoria che non sposta niente, oppure sposta, entra dentro il sistema, sposta, modifica, amplia i significati. E nella scuola bisogna introdurre degli elementi che dalle indicazioni noi li possiamo ricavare. Per esempio nelle MCE abbiamo letto l'importanza degli strumenti di democrazia, basta leggere vari punti delle indicazioni da questo punto di vista. La ricerca, appunto, la scuola della ricerca, cosa comporta? Cosa comporta avere delle biblioteche funzionanti, un sistema multimediale, non semplicemente tanti apparati che diventano rapidamente obsoleti. I laboratori, come è stato detto, le classi aperte e una valutazione che ritorni sui soggetti come valorizzazione. E gli strumenti dell'insegnante, bisogna cominciare a ragionare su quali sono gli strumenti del mestiere. Forse una volta si diceva il giornalino scolastico, la corrispondenza, gli schedari, i materiali concreti di matematica, le schede di storia, eccetera. Bisogna ragionare sugli strumenti, perché questo è fondamentale, altrimenti la trasmissione continuerà a essere trasmissione. Grazie Giancarlo, grazie mille. Poche parole, visto che dell'insieme abbiamo già parlato molto, mi sembra accanto a elementi di specificità degli interventi ci siano molte diciamo, cose in comune di quello che è stato detto. In particolare, rispetto ai vostri secondi interventi, il tuo più centrato sulla ridefinizione del ruolo istituzionale del docente, il tuo decidente nel senso che dicevi, mi sembrerebbe, siccome tendo a rivolgermi, non mi guardo più, mi sembrerebbe importante queste considerazioni che avete sviluppato, come associazioni riprenderle a livello proprio organizzato per vedere se possiamo ricavare qualche cosa da poter rivolgere alla politica, ai sindacati, eccetera. Mi sembrerebbe i vostri due interventi, secondo me, non li vedo in sinergia. Per cui, da questa tavola rotonda, una prima conclusione, ma dal mio punto di vista, una prima riflessione che mi viene da fare è questa importante iniziativa dal punto di vista proprio politico-culturale da fare assieme. Dal punto di vista che cosa fare con le indicazioni, come scuole, come insegnanti, eccetera, pur nella situazione molto difficile che viene da 20 anni, lo dico da 20 anni, penso a come l'autonomia è stata tradita da un certo punto di vista, nonostante le difficoltà del lungo periodo, se nelle singole scuole dove ci sono le condizioni, o perché c'è un dirigente nel senso che indicavate, o perché c'è un gruppo di insegnanti particolarmente capace e motivato, o tutte e due, in queste scuole si può fare tanto pensando che, pur essendo sommersi da tante cose, che forse alcune non si può, come dire, rinunciare come scuola perché sono obbligatorie. No? Però fare delle scelte per la libertà che c'è e concentrare sulle cose fondamentali, impostando un lavoro sulle indicazioni, sul curriculum verticale, non annuale, ma negli anni, in certo senso senza fine, ma già programmandolo per 3 anni. Visto che si parla di progettazione per 3 anni, cominciamo a progettare un lavoro in verticale per 3 anni, cercando di articolarlo, ovviamente, mettendo assieme gli insegnanti dell'infanzia, della primaria e della media. Grazie Carlo.
Allora, velocissimamente, quando ci riunivamo per organizzare questa bellissima giornata, abbiamo discusso a un certo momento del titolo. E in una di queste riunioni Maurizio si è tirato fuori la bussola per la scuola. Io ho detto, no, scusate, la bussola per la scuola di base. E Valentina ha detto, ma perché per la scuola di base? Per la scuola. Allora, le indicazioni sono la bussola per la scuola, perché il quadro, le categorie, le strutture, le finalità delle indicazioni sono quelle di tutta la scuola, perché c'è un prima, come diceva Giancarlo, ma dopo le indicazioni, dopo la scuola di base, c'è un poi. Da questa conversazione è emersa una prima cosa, la difficoltà di conciliare tutta la mattina con tutto il pomeriggio, cioè tutta la teoria, lo spirito, le parole chiave, con la fatica del quotidiano. E questo è un problema drammatico che noi viviamo. Lo viviamo nei consigli di classe, lo viviamo tutti i giorni quando entriamo e abbiamo a che fare con i nostri alunni e le nostre alunne che provengono da contesti che sono sempre più lontani, sempre più difficili e sempre più complicati. D'altra parte però c'è un antidoto a tutta questa difficoltà, che è emerso anche da tutte le loro osservazioni, soprattutto nella seconda parte, che è la parola alleanza. È la parola alleanza all'interno della scuola. È vero, il dirigente scolastico è una figura difficile da gestire dal nostro punto di vista di insegnanti, ma occorre ricostruire il rapporto tra insegnanti e dirigenti scolastici. Ci metto pure il personale ATA, ci metto pure il DSGA. Quindi ricostruire all'interno della scuola una comunità per gli studenti, per gli alunni, e questo si può fare anche grazie alle associazioni e superando una cosa che purtroppo gli insegnanti manifestano ancora, cioè la incapacità di distinguere tra obbligo di legge e dovere professionale, che sono due cose molto diverse. Ci sono delle cose obbligatorie e delle cose che per dovere professionale invece è opportuno fare. La questione dei tempi è una di queste sulle quali è più difficile conciliare teoria e pratica, tempo, fatica, sforzo intellettuale. Ma anche là i tempi ci sono molti, perché ci sono gli organi collegiali, nessuno li ha aboliti, nessuno ha abolito i consigli di classe, rendiamoli significativi. Chiediamo degli ordini del giorno banalmente più spostati verso le attività da fare in classe che non verso tutti gli adempimenti. Rendiamo questi adempimenti funzionali e mi permetto anche di dire rispettiamo questi adempimenti perché è scrittura professionale, è documentazione, trasformiamoli in documentazione. E poi ci sono le associazioni. Le associazioni in questo momento, a mio modesto parere, a livello nazionale hanno un ruolo fondamentale, cioè fanno comunità, fanno casa per tutti quegli insegnanti che hanno difficoltà. Hanno difficoltà nelle loro scuole, hanno difficoltà a gestirsi, hanno difficoltà intellettuali, mi permetto di dire. E qui ci sono tante associazioni che sono instancabili, noi lavoriamo tantissimo per questo, per aprirci e per collaborare. E aggiungo, ultimo ma non ultimo, le reti di scuole. Quello che diceva, è stato detto prima, è molto importante, cioè la scuola singola che compete con la scuola a fianco per contendersi gli alunni. È vero, c'è il calo demografico, però bisogna, per le indicazioni nazionali, per la scuola di base, bisogna fare rete, bisogna allearsi, bisogna scambiarsi le competenze e costruire nuovi modi di conversare, di allearsi proprio per lo sviluppo culturale. Questo secondo me in questo momento è ciò che può dare gambe alle indicazioni, perché come dicevano giustamente i nostri amici, non c'è speranza, se aspettiamo, ma in realtà ce lo dobbiamo anche dire anche prima, noi abbiamo sempre fatto molto da noi come associazioni, abbiamo sempre lavorato sulle nostre forze, continuiamo a farlo, abbiamo le risorse, abbiamo tanta gente, abbiamo tanti insegnanti giovani e cerchiamone altri, cerchiamo di aprirci al dialogo e di allargare le nostre alleanze. Grazie a ciascuno di voi. Grazie. Se no, mi è sfuggita la seconda parte del ragionamento, una frase brevissima. Quando ho fatto l'esempio della linguistica, volevo dire che anche nella scuola gli esiti possono essere diversi. Se si inserisce un nuovo elemento, in questo caso la direttiva sui voti, per esempio, o altri, o delle nuove figure, eccetera, gli esiti possono essere semplicemente una sommatoria che non sposta e non modifica niente. Oppure, se si ha una visione un po' ecologica, si possono creare nuovi equilibri. Il compito di una comunità professionale dovrebbe
essere quello di cercare di integrare creando degli equilibri ecologici. Grazie, di nuovo grazie a tutti e cambiamo la televisione. Grazie. Io vi ringrazio tutti, ringrazio tutti gli amici del CD, ringrazio Valentina e ringrazio soprattutto l'amico Maurizio che vi vedo da un po'. E quindi l'incontro di oggi per me è stato un regalo bello perché ci siamo ritrovati in un contesto in cui si parla la stessa lingua, l'abbiamo detto fin dall'inizio, ed è bello stare insieme a persone che utilizzano gli stessi criteri, gli stessi linguaggi, le stesse idee, perlomeno i fondamentali che ci uniscono. Questo ci rincuora, però sappiamo perfettamente che fuori si parla un'altra lingua e dobbiamo fare i conti con quest'altra lingua con cui ci dobbiamo rapportare. E a volte la diversità, stamattina è stato detto molto bene, ci arricchisce, perché guai se noi rifiutassimo di parlare con coloro che non la pensano come noi, a volte però sappiamo che è molto difficile e sappiamo che a volte non ci sono le condizioni e a volte la diversità a volte ci rende nemici e questo è il grande rischio che in questo momento noi stiamo correndo. E questo è veramente qualcosa che ci angoscia e che dobbiamo prendere in considerazione e dobbiamo superare. Mi è stato dato il compito di ripartire un po' da tutto quello che è stato detto oggi e di, fare un po' il punto della situazione, pensando anche però alle prospettive, pensando un po' al futuro, pensando, ecco, fin qui noi sappiamo tutto, perché sono questioni che abbiamo vissuto bene e siamo stati testimoni, siamo orgogliosi di aver costruito questa scuola, una scuola che ci piace, però come si fa? Ecco, perché ci piace questa scuola? Perché è una scuola che ha le idee, e le idee camminano. Quindi noi 2007-2024, 2007 perché è stato il primo documento, no? E quindi 2024 oggi. Noi oggi però ci siamo un po' fermati al 2012, per dire, e quindi da qui cosa è successo nel frattempo? Noi oggi siamo nel 2024 e qui sono successe diverse situazioni anche drammatiche a volte. Siamo stati in continuità, non siamo in continuità. Una cosa comunque bisogna dirla. Scusatemi. Mi piace ricordare, forse l'ha ricordato questa mattina Fiorin, che noi ci troviamo qui, Annali 2012, quindi DM 254. Se prendiamo le indicazioni del 2007, noi ci troviamo di fronte a un altro DM 31 luglio
eccetera. Però prima c'era qualcos'altro, e prima c'erano le indicazioni nazionali del piano di studi personalizzati 2004. Ma guarda un po', questi avevano una dignità normativa diversa, perché era un decreto legislativo, non era un DM, no, non era un DM. E tant'è che il povero Fioroni, scusate il povero, fu costretto a dire nel 2007 le indicazioni del curriculum, allora non si chiamavano nazionali, convivono insieme alle indicazioni del 2004. Perché ho voluto ricordare questa cosa? L'ho voluta ricordare perché la forza di legge avesse prevalso in qualche modo, noi avremmo comunque avremmo avuto soprattutto la continuità con le indicazioni di Bertagna, diciamolo, quelle erano le indicazioni di Bertagna per intenderci. Che cosa è successo invece? Che la scuola ha dimenticato le indicazioni del 2004 e ha preso in toto le nostre indicazioni, quelle allora del 2007. E quindi che cosa possiamo dire questo? Che queste sono state indicazioni che sono piaciute alla scuola, cioè sono piaciute moltissimo perché hanno intercettato i linguaggi, le parole, i significati, le esperienze della nostra scuola. Poi ci poniamo anche il problema come. Ci viene da dire comunque che queste indicazioni sono indicazioni resilienti. Mi piace comunque pensare che siano indicazioni resilienti. Perché però? Perché poi, in effetti, noi queste indicazioni sono state anche in ascolto con tutto ciò che nel frattempo accadeva. E dal 2012 al 2013, 14, 15, fino ad arrivare al 2018, stanno accadendo molti sconvolgimenti. Non è che solo adesso li abbiamo, ma questi si preparavano già. E allora ci siamo trovati di fronte a un nuovo documento, che erano proprio le indicazioni nazionali, i nuovi scenari, quelli del 2018, che è un documento che è messo a punto, guarda caso, da quel comitato scientifico nazionale di cui si parlava stamattina, dove c'era Fiorino, dove c'era Giancarlo, e che questo comitato ci ha garantito veramente, per tanti anni ci ha garantito. Fiorino stamattina lo ha ricordato. Cosa si leggeva in queste... Nel documento all'inizio si diceva proprio: dopo il primo quinquennio di vita delle indicazioni nazionali è opportuno mettere in luce gli aspetti di fecondità capaci di orientare l'educazione anche nei nuovi scenari. Ma cos'erano questi nuovi scenari? I nuovi scenari erano proprio quelli che oggi si stanno accentuando in maniera particolare. Quindi i nuovi scenari erano le marginalità, i rischi, i nuovi scenari erano lo sviluppo delle tecnologie, era la vulnerabilità di tante persone a causa proprio di veloci cambiamenti, i nuovi scenari erano le emergenze ecologiche, che oggi chiamiamo transizione ecologica, ma i nuovi scenari erano il processo migratorio, per dire. Quindi la scuola doveva rispondere a queste emergenze, e doveva rispondere anche partendo dal presupposto che nel frattempo 193 paesi si erano messi d'accordo e avevano costruito un documento internazionale che era appunto l'Agenda 2030. Quindi noi siamo andati avanti, no? Quindi queste indicazioni hanno avuto questo mantenimento e questo rilancio di alcune priorità. Le priorità, se andiamo a vedere, cioè, le priorità ce n'erano tante nei nuovi scenari. Per esempio la cittadinanza e la sostenibilità erano le priorità numero uno, quindi cittadinanza e sostenibilità. Però c'è una cosa, a mio parere, molto importante, qui chiamo in causa proprio Maurizio, perché so quanto ci tiene proprio a questo concetto. Proprio il problema delle discipline come principali strumenti culturali per l'esercizio della cittadinanza. Ecco, questo io credo che sia proprio uno dei punti fondamentali che in questo documento dei nuovi scenari viene proprio sottolineato. Però adesso andiamo velocemente perché non voglio rubare più,
del tempo necessario. Non c'era solo questo, per esempio, c'era per esempio l'attenzione al pensiero logico analitico, c'era per esempio il rilancio delle discipline artistiche, c'era ancora il potenziamento delle competenze linguistiche. Le sto dicendo non tanto perché sono abbastanza ovvie queste questioni, perché queste poi costituiscono il fil rouge che ci accompagna fino ad oggi, che si accompagna anche rispetto ai nuovi documenti di oggi, a cui dobbiamo naturalmente fare riferimento. La statistica, per esempio, la statistica che probabilmente non era stata apprezzata oppure evidenziata nelle scuole, e in questo documento si dice: attenzione, la statistica è una disciplina importante per spiegare i fenomeni, le tendenze della natura, della società, del mondo. Ecco, quindi si mettevano proprio in evidenza alcuni aspetti molto importanti. Ovviamente la centralità del curriculum verticale, il rilancio, la rilettura, e qui è quello su cui poi andremo a fare un po' il punto, delle competenze che noi vediamo si stanno delineando nei vari frames europei, cioè tutti i quadri delle competenze europee che oggi sono dei punti fondamentali a cui non possiamo assolutamente rinunciare e che ci rappresentano in qualche modo anche delle garanzie per noi, perché se abbiamo dei punti fondamentali a carattere europeo, dove sono tutti gli stati a condividerli, beh, probabilmente delle fughe in avanti che ci potrebbero essere, no, da parte di qualcuno, forse potrebbero essere frenate queste fughe in avanti. E poi l'impegno per la sostenibilità, che era naturalmente un'espressione proprio l'importanza dell'Agenda 2030. Avevamo una garanzia importante 2018, ed era quello del Comitato Tecnico-Scientifico, che resta in vita per diversi anni, resta in vita anche Fiorino ci ha raccontato la storia questa mattina, anche come Radio Londra, ma prima ancora che diventasse Radio Londra, il Comitato alimenta le indicazioni, le alimenta moltissimo attraverso seminari nazionali e attraverso anche la disseminazione di tante buone pratiche. Insomma, sappiamo perfettamente come sia stato importante proprio andare in giro, viaggiare, costruire seminari, far conoscere le buone pratiche, mettere in collegamento le persone. Questo è quello che è stato fatto, insomma, in questo periodo. E poi sappiamo che le cose in qualche modo precipitano. Precipitano perché abbiamo la pandemia, abbiamo la necessità quindi di rivedere tutti i nostri processi e dobbiamo fare riferimento al nostro PNRR. Quindi allora il collegamento è indicazioni 2012, nuovi scenari 2018, che cos'è che viene recepito da questo fil rouge del PNRR? Molti di quegli elementi che nei nuovi scenari erano stati sottolineati. In modo particolare noi vediamo proprio nel DM65, quindi tanto anche nelle che poi attraverso il quale vengono recepiti alcuni aspetti del PNRR, che cosa ci troviamo? Dove troviamo gli investimenti maggiori? Li troviamo nelle abilità digitali, nelle abilità comportamentali e nelle conoscenze applicative. È una parola, sono parole che ci possono piacere, ma sono anche parole che possono essere interpretate in maniera completamente differente. Questo è il nostro problema che noi viviamo oggi. Come verranno interpretate, gestite, interpretate alcuni concetti che noi abbiamo condiviso partendo magari da altri presupposti, da altre parole, da altre finalità. Che cosa ci dice praticamente sempre? C'è questo sguardo mirato soprattutto allo sviluppo delle STEM, no? Che, quindi la scienza, le tecnologie, l'ingegneria, quindi la matematica,
chi non è d'accordo che è necessario sviluppare queste discipline, siamo perfettamente d'accordo, quindi perché è una cultura che invocamente nella nostra realtà, forse non solo nella nostra realtà, anche in altre realtà europee, perché se vediamo altri risultati a livello europeo questo ci sta. Allora però una cosa viene messa in evidenza, questo mi piace sottolinearlo, che le discipline non è che vengono prese in puro come frammentate e separate, le discipline vengono presentate come qualcosa di interconnesso, di strutturale, qualcosa di trasversale per fare in modo che si realizzino, no, dal punto di vista didattico in questa maniera, è necessario puntare moltissimo sulle didattiche. Ecco, quindi questa attenzione è particolare proprio alle didattiche, e dove comunque si mette in evidenza l'importanza che no alla didattica frontale, e di questo ne abbiamo parlato a IOSA, per dire, sì alla didattica laboratoriale, e si spiega anche quali possono essere le didattiche laboratoriali. Ci sono dei fondi che vengono stanziati, per questo sono anche fondi abbastanza importanti, ci sono naturalmente anche sono indicazioni che intendono promuovere proprio metodologie, si dice, e contenuti. Allora, detto così, metodologie e contenuti sembra quasi un'ovvietà, però è questo concetto di metodologie e contenute, poi bisogna capire poi come vengono gestite, cioè in che misura si possono sviluppare le metodologie, quali metodologie e anche quali contenuti, perché io non credo che siano oggi a rischio le didattiche, le metodologie, le strutture confortanti, ma forse sono un po' a rischio i contenuti, e parlando in senso generale, i nostri contenuti delle indicazioni per il curriculum. Quindi bisogna continuare, e questo è il monito dei nuovi scenari, il monito delle indicazioni 2012, il monito dei nuovi scenari e il monito del PNRR, proprio bisogna continuare a lavorare proprio a innovare la didattica. Oggi si parla molto di didattica innovativa, cioè i nostri ragazzi hanno bisogno di essere stimolati con gli oggetti che sono a loro anche familiari. Non possiamo pensare proprio di imporre, oppure che gli strumenti che sono familiari a noi siano attrattivi anche per gli studenti, e questo non è una cosa di poco conto, insomma. Quindi, considerando che ci sono le risorse, ci sono i fondi, quindi con tutta probabilità forse potremmo metterci in gioco di più, e qui ne vale il discorso della professionalità docente, per intenderci, no? Quindi, quando si parla appunto della professionalità, bisogna anche capire quante cose dobbiamo imparare ancora, per dire, come le dobbiamo imparare, perché è un conto dire queste sono nuove didattiche, è un conto dire come facciamo gestire queste nuove didattiche, e come poi e come voi docenti potete essere aiutati in questa gestione, supportati. Ecco, questo è penso che sia un punto anche molto molto importante. Ripartire quindi meglio che anche apprendimento. Oggi abbiamo avuto proprio questo ricordo bellissimo, no? Delle indicazioni sugli ambienti di apprendimento. Io credo veramente, e non credo di essere smentita, che l'ambiente di apprendimento che noi ritroviamo nelle indicazioni 2012 costituisca una pagina di buona pedagogia, se non della migliore pedagogia, perché c'è tutto. Per mano ce le raccontate, no? E sono questi, la valorizzazione dell'esperienza, c'è tutto. Forse potremmo aggiungere qualcosa rispetto all'alterità, a noi, e così potrebbe aggiungere, ma sicuramente l'essenziale c'è. Quindi
come dire, puntare sulle didattiche, ma ripartire, no, da un da uno stato culturale, dai fondamentali che noi abbiamo e da un documento che norma, per dire, un documento che norma, quindi questo ci serve molto importante. E qui la solita domanda che ci poniamo, vero? Allora, qual è la domanda che ci poniamo? Ma le indicazioni sono molto efficaci anche sul piano della didattica, lo abbiamo dimostrato. Ma i nostri docenti le padroneggiano? Le padroneggiano, che significa padroneggiare le indicazioni? Non è conoscerle solo. Significa connettere i saperi. Significa garantire contestualmente, ne avete parlato tutti, ma mi sembra proprio opportuno rilanciarlo, il raggiungimento delle finalità, dei traguardi, degli obiettivi indicati attraverso metodologie che siano funzionali per raggiungere queste finalità. Abbiamo parlato di metodologie didattiche innovative, ma bisogna capire un attimo come si interconnettono le metodologie con le finalità delle indicazioni, perché a volte magari possono essere questioni che vanno per conto loro. Un'altra questione, fino a che punto il metodo laboratoriale rappresenta per i docenti un sistema veramente efficace per apprendere e per avvicinare gli studenti a conoscere le materie scientifiche per il sviluppo delle STEM, per dire, correlandole però alla realtà e alla vita di ognuno. Maurizio ha messo bene in evidenza realtà e vita. Quindi questo è un punto, la trasversalità, no? Noi non vediamo la disciplina, ma c'è la vita attraverso le quali, e noi usiamo le discipline per la vita, però non le vediamo separatamente. E poi c'è il discorso anche del pensiero critico, del pensiero creativo. Quindi la domanda che ci poniamo è se, allora, le condizioni ci sono, le risorse ci sono, i documenti ci sono, bisogna vedere se ci sono poi i presupposti, cioè guardare cos'è la scuola, ritorniamo a scuola e vediamo cosa succede, cosa c'è nella nostra scuola. Quindi, indicazioni, questa è la linea di continuità, quindi da un lato le nostre indicazioni, piano nazionale di ripresa e resilienza, ma poi ci sono anche i documenti nazionali, i documenti europei. E quindi vediamo se i documenti europei ci possono aiutare. Ecco perché, come accennavo all'inizio, avere un supporto dei quadri delle competenze a livello europeo significa avere delle garanzie, cioè ci possono essere delle derive, dei tentativi di derive, ma quando abbiamo questi supporti, tentativi sono un po' arginati, insomma, e quindi mi piace ricordare almeno questi quattro documenti che sono documenti fondamentali, che è il CICOM 2.2. Abbiamo diverse versioni, ma abbiamo anche le tre COMT da non dimenticare, abbiamo il DG, il COMT degli educatori, EDU, e abbiamo anche le Life COMT. E quindi sono tutti documenti che sono documenti che non sono assolutamente separati, non vanno per conto loro, sono documenti che integrano, si integrano in una maniera perfetta e sono tutti di grande utilità. Non stiamo qui a raccontarci quello che c'è, ma per esempio è utile ricordare, per esempio, che nell'ultima versione di CICOM 2.2 noi abbiamo 200 esempi che riguardano i temi più urgenti da affrontare. E tra questi temi più urgenti da affrontare, se noi li andiamo praticamente a rileggere, ritroviamo quelli che poi sono stati già elencati nel PNRR, che sono stati già, e che in luce erano tutti nelle indicazioni 2012 e nei nuovi scenari 2018. Questo per dire che c'è un'evoluzione e un rafforzamento. Alfabetizzazione informatica e mediatica, quindi interazione tra i sistemi di intelligenza artificiale, oggi diciamo che questo è il CICOM 2.2, non poteva essere diversamente.
Per esempio, nel DigiComp Edu, mi piace sottolineare, perché ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione, però questo aspetto qui è importante, cioè quello dell'interconnessione delle competenze. Quindi è la risposta alla frammentazione, alla separatezza. Quindi ce lo dice anche l'Europa, ci è da dire, no? Ce lo dice anche l'Europa, che le competenze devono essere interconnesse, ma qui ci fa anche un ragionamento un po' più complesso, a dire il vero, perché ci sono competenze professionali del docente, ci sono competenze didattiche del docente, ci sono competenze dello studente, quindi c'è tutto un gioco di interconnessione tra queste competenze. E questo è un documento che, se ben studiato, ci dà sicuramente delle indicazioni per orientarci proprio nella nostra didattica. E inoltre il life point, ecco, dalle character skills di Ekman alle life skill, che significa quindi competenze personali, competenze sociali, imparare ad imparare. Lo sappiamo, sono le cose che abbiamo sempre detto in questi decenni, no? Questi decenni. Ma perché è importante che ce lo ripeta un documento europeo e che ci metta un po' a sintesi, ci porti a sintesi, ci metta in ordine, no? Tutto quello che noi nel frattempo abbiamo maturato. E ancora, non dimentichiamoci che sono anche importanti le competenze, noi li vediamo nel quadro delle competenze intellettoriali, perché diceva bene l'imprenditoria, il management, ma no, perché guarda caso, lo diceva prima, sì, perché qui troviamo che proprio in queste competenze imprenditoriali si enfatizza niente di meno che creatività, pensiero critico, problem solving, quindi spirito di iniziativa, perseveranza e soprattutto, e questo che è la cosa più importante in assoluto, la capacità di lavorare in modalità collaborativa per programmare e gestire progetti di natura culturale, sociale e finanziaria. Ecco, io credo che con questo scenario dovremmo essere abbastanza tranquilli. Ah, ecco, dimenticavo un'altra domanda, poi siamo in chiudo. La domanda che mi sono posta, no? Perché è chiaro che le nostre indicazioni sono nel 2012, nel 2018 i nuovi scenari, allora la domanda che mi sono posta è: ma in Europa cosa hanno fatto? No? In Europa molti paesi europei hanno rinnovato recentemente le indicazioni, i programmi, secondo un po' come li chiamano loro, specificatamente di ogni paese. L'Austria 23-24, in Danimarca c'è una commissione dal 18 al 23, in Grecia c'è una legge addirittura che enfatizza il tempo scuola, portandolo anche al 50% del tempo scuola fino alle 17:30, per dire, in Lettonia nel 2020, 21, in Spagna nel 22. Quindi ci sono effettivamente tantissimi paesi, che poi non li ho messi tutti, che hanno ritrovato molto di recente le indicazioni, i programmi o i curricoli, come dir si voglia. Comunque, tendenzialmente, quelli che non l'hanno rinnovati hanno curricoli che vanno dal 2014 al 2016. Qui Rosa mi conferma, infatti è una delle regioni esperte europee, avendo scritto insieme alla Valori due libri che sono importantissimi. Questo volevo mettere in evidenza e concludere. Questo tipo di mi domanda, quali sono i trend europei? Cioè questi che ci possono essere utili, no, per capire un po' come vanno le cose anche nella nostra realtà. Quali sono i trend? Allora, la lingua madre, il nostro italiano, eccetera, e il digitale sono considerate discipline trasversali. E questo è un po' ovunque. Quindi sono fondamentali per l'apprendimento di tutto, delle altre discipline, quindi lingua madre e digitale come discipline trasversali. Si tende, quasi tutti i paesi europei tendono a rafforzare le discipline scientifiche. I recuperi, questo è per dirsi,
tantissimo pure, non vengono fatti attraverso le discipline. Viva Dio, se abbiamo per esempio una fragilità in italiano, una fragilità in matematica, non si recupera l'italiano in matematica, ma si recupera soprattutto, cioè si tende attraverso gli aspetti motivazionali. Bene, i tempi scolastici sono per lo più gli stessi che abbiamo noi, però c'è una tendenza ad andare verso i tempi lunghi, i tempi pieni. Con questo chiudo dicendo che c'è convergenza tra i quadri europei e i programmi che vengono innovati, in genere chiediamo un gruppo di convergenza, però noi oggi non possiamo non essere un po' guardinghi, perché non abbiamo in questo momento, neanche in questo contesto di altrove, quelle garanzie sufficienti per poter dire sì, siamo tranquilli perché abbiamo tutti questi supporti. Non ce l'abbiamo queste garanzie, quindi chiudo dicendo semplicemente auguri alle nostre applicazioni, alla nostra scuola. Grazie. Allora, ma io credo che non siamo tranquilli proprio per niente, assolutamente. E però devo dire con grande soddisfazione che noi qui oggi abbiamo la pretesa e la soddisfazione di avere scritto una bella pagina sulla scuola italiana. E il merito va prima di tutto a Cidi, alla nostra presidente nazionale, che ha scelto decisamente questo tema delle indicazioni ancora l'autunno scorso, e abbiamo accolto molto volentieri di sviluppare questo tema, e va anche alle altre associazioni professionali rispetto alle quali ho rilevato con molto piacere che c'è una certa unitarietà di intenti, anche di obiettivi, e di volere tenere alta l'attenzione sulla scuola. Quando ci siamo riuniti per la prima volta proprio per cominciare a ragionare sull'organizzazione di questo convegno, sono stata appunto molto contenta che l'ICD avesse individuato il tema delle indicazioni nazionali del 2012, perché prima di tutto credo che si debba continuare a tenere molto alta l'attenzione sul primo ciclo di istruzione. È un segmento importante del nostro sistema scolastico che coinvolge circa 500.000 di insegnanti e qualcosa come 4.500.000 di studenti. È un vasto fenomeno sociale, ricco di relazioni, di tensioni positive e di valori importanti. La nostra scuola di base, si è sempre detto, e Giancarlo lo ripeteva fino allo sfinimento, gode di ottime tradizioni e di fiducia delle famiglie e della comunità. Emergono però, e questo è stato rilevato da tutti e viene sottolineato da tutti, parlando con qualsiasi insegnante o dirigente, si rileva ciò, emergono segnali di criticità a cui va dedicata attenzione e riflessione, in particolare su come migliorare i risultati scolastici nelle discipline fondamentali, come confermare i valori di accoglienza, di inclusione, di integrazione, come utilizzare al meglio le risorse professionali che abbiamo a disposizione e come qualificarle. La risposta all'emergenza educativa non può che trovarsi nel valore fondativo della formazione di base, nella costruzione di un atteggiamento positivo dei bambini e dei ragazzi nei confronti dell'apprendimento, della conoscenza e del rapporto con l'altro. Un motivo particolare di soddisfazione che mi dava questo argomento è l'aver ritenuto necessario tornare a interrogarci sul significato dell'istruzione in un momento in cui siamo distratti da ben più gravi questioni, e l'aver ritenuto importante sollecitare
invitare gli insegnanti a ripensare al senso del proprio lavoro educativo. Ci diceva Fiorin questa mattina, il senso è nel insegnare ad apprendere e a vivere insieme agli altri, riassumere in questa frase il senso più profondo del fare scuola. A tal proposito mi piace ricordare che Giancarlo nel 2016 nel testo Passaparole, che è stato qua sui nostri tavoli, scrisse questo a proposito della capacità degli insegnanti di riflettere sul senso della scuola. Non è automatico che questo avvenga, perché ci sono altre forze che condizionano il lavoro dei docenti, non solo i programmi, ma ad esempio i libri di testo, le aspettative dei genitori, i rapporti con i colleghi, il sistema di valutazione, pensiamo alle prove Invalsi, le abitudini, le sicurezze personali, le sollecitazioni del dirigente e soprattutto le concrete condizioni in cui si svolge l'insegnamento. E allora disporre di quadri programmatici aggiornati, affidabili, condivisi, e riteniamo che il testo del 2012 abbia questi requisiti, può aiutare la scuola a meglio interpretare i suoi compiti, a riorientare le proprie pratiche didattiche, a rinegoziare con gli utenti, siano essi i ragazzi, i genitori o la comunità in senso più ampio, la propria funzione e il proprio modo di essere. Ma il tema con cui devo concludere, a ruota di Mariella, riguarda i nuovi scenari a cui connettere le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia del primo ciclo di istruzione. Mi riferisco ad esempio alla già citata Mariella Spinosi, all'Agenda 2030, il documento siglato nel 2015, contenente gli obiettivi che dovranno essere realizzati a livello globale entro il 2030 per costruire società eque e sostenibili, ovvero cittadinanza globale, pari opportunità, equilibrio climatico, lotta alla povertà, compresa quella educativa. Tra i traguardi posti dall'Agenda 2030 è quello di garantire, appunto entro il 2030, a ogni ragazzo e ragazza libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti. Si tratta quindi di collegare indicazioni, curriculum e lavoro in classe, riscoprire gli elementi fondamentali del fare scuola e fare una sensata riflessione sullo stato di salute e della didattica. È evidente che è chiamata in causa la professionalità degli operatori della scuola, di cui abbiamo ampiamente parlato e di cui si è occupata la tavola rotonda poco fa. Per completare il quadro dei nuovi scenari, direi che al centro sta senza dubbio la questione dello 06, che manca, ovviamente manca, delle indicazioni, perché è questione recentissima che parte nei termini definitivi dal 2021, si sviluppa poi nel 2022 fino ad oggi. Negli ultimi 10 anni si è assistito ad una vera e propria svolta nelle politiche europee rivolte ai servizi per l'infanzia. Da un approccio orientato prevalentemente all'espansione quantitativa dell'offerta, si è passati ad una visione in cui prevale decisamente il riconoscimento del forte valore educativo dei servizi 06. La Commissione e il Consiglio europeo considerano lo 06 il periodo più importante e decisivo di tutta la vita di ogni persona. Con la raccomandazione del 22 maggio 2019 relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia, noto con la sigla ECEC, Early Childhood Education and Care, il Consiglio europeo dichiara: l'apprendimento è un processo graduale. Gettare solide basi nei primi anni è il presupposto per sviluppare competenze a livello superiore e per garantire il successo educativo formativo, oltre ad essere essenziale per la salute e il benessere dei bambini. Pertanto, l'educazione e la cura della prima infanzia devono essere considerate come la base di istruzione e di formazione e devono costituire parte integrante di tutto il percorso.
percorso educativo. Numerose ricerche nazionali e internazionali attestano che la frequenza del nido e della scuola dell'infanzia può contribuire a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità infantili sul piano cognitivo, relazionale e sociale, contrastando gli effetti di condizioni disuguali di partenza e di povertà educativa. Oltre alla funzione educativa, i servizi e le scuole per l'infanzia assolvono anche a un'importante funzione sociale, rafforzano l'inclusione e la coesione sociale, permettendo ai bambini di condividere in gruppi sempre più eterogenei dal punto di vista sociale, culturale e familiare. Per le famiglie diventano spazi di incontro e di scambio e sostegno alla competenza genitoriale. L'offerta educativa dei servizi deve concretizzarsi per alcuni elementi di qualità: accessibilità, ovvero diffusione capillare sul territorio nazionale, piena professionalità degli operatori, supportati nella riflessione sul loro agire, nella ricerca, nelle scelte educative e didattiche, curriculum per il benessere che riconosca le differenze individuali, monitoraggio e valutazione basati sull'auto ed eterovalutazione, norme nazionali e regionali per garantire la qualità dell'offerta, finanziamenti strutturali adeguati per consolidare l'esistente, espanderlo e qualificare l'offerta. Un ulteriore passo avanti del Consiglio europeo è la raccomandazione del 14 giugno 2021 che istituisce un sistema europeo di garanzie per i bambini vulnerabili, per il superamento della povertà minorile e la prevenzione del disagio. Tale raccomandazione ha l'obiettivo di combattere l'esclusione sociale mediante l'accesso effettivo ad un'alimentazione sana, a un alloggio adeguato, all'educazione e cura della prima infanzia, all'istruzione e all'assistenza sanitaria. È stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale con componenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Dipartimento della Famiglia e di esperti dell'Istituto degli Innocenti e di UNICEF, che ha elaborato un piano che porta una sigla che si chiama PANGI, ma non so a dilungarmi su questo. Tra gli impegni dell'Italia è previsto, tra altri importanti obiettivi, l'accesso effettivo e gratuito all'educazione e cura della prima infanzia. Cito Anna Serafini, forse persona che qualcuno di noi conosce, come componente di questo gruppo di lavoro. Il nostro Paese, con le linee pedagogiche per il sistema integrato del 2021 e con gli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia del 2022, si conferma, almeno dal punto di vista del pensiero pedagogico, all'avanguardia nell'educazione all'infanzia. Il nido di infanzia deve entrare a far parte del sistema scolastico a tutti gli effetti. Pertanto si rende necessario ridefinire un percorso curricolare, e faccio, riprendendo il testo delle indicazioni, si veda il capitolo dell'organizzazione del curriculum contenuto appunto nelle indicazioni, che deve ampliarsi a partire dai 3 mesi di vita del bambino, con servizi educativi di qualità. Subito dopo il capitolo del curriculum va inserito il capitolo relativo al nido d'infanzia, e su questo abbiamo il documento degli orientamenti dei servizi educativi del 2022, e con questo completiamo il quadro, diciamo, dei programmi e di indicazioni su come lavorare e come preparare gli operatori che devono occuparsi della prima infanzia. Più di recente il Consiglio dell'Unione Europea ha stabilito 2 obiettivi finalizzati allo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia, sono gli obiettivi chiamati obiettivi di Barcellona per il 2030. Nello specifico, l'obiettivo della frequenza della scuola dell'infanzia va garantito al 96%, quindi 96% di possibilità di frequenza per tutti, per questa percentuale di bambini, e per il nido è stato elevato al 45%. Abbiamo da sgambettare un bel po' per raggiungere questo obiettivo per il nido. Ma stiamo traballando anche sulla scuola dell'infanzia, perché non tutti i bambini si iscrivono alla scuola dell'infanzia.
Ora, una brevissima riflessione su quello che è stato detto poco fa alla tavola rotonda. La costruzione della comunità educante è prevista anche nel contratto di lavoro del personale della scuola del 2018, ma il contratto di lavoro non entrava nel merito delle condizioni per costruire questa comunità educante. Ora, se porto questo esempio, in un istituto comprensivo un dirigente si trova ad avere sessioni primavera e scuola dell'infanzia, c'è un veto da parte delle organizzazioni sindacali di creare una sorta di osmosi, quindi di scambio di ruoli tra le operatrici, le educatrici, che si chiamano così, delle sessioni di primavera perché fanno parte del comparto nido di infanzia, e le insegnanti della scuola dell'infanzia. Allora, ditemi voi se possiamo andare molto lontano con questi veti e controveti. Lo stesso ragionamento, se lo trasferiamo sui comprensivi che hanno tre ordini di scuola, è la stessa identica cosa. Quindi io, è una questione, è benissimo l'impegno delle associazioni professionali, ma io vorrei altrettanto impegno anche per migliorare le condizioni di lavoro della scuola da parte delle organizzazioni sindacali. Bene, per concludere veramente, le indicazioni nazionali possono essere il terreno giusto per coltivare entusiasmo per lo stare a scuola, per occuparsi seriamente della cura, della professionalità di chi sta a scuola? Noi che ci crediamo nella possibilità di far crescere una comunità professionale e di qualificare la scuola pubblica, come diceva Giancarlo, andremo avanti. Io voglio ringraziare per questa bella giornata tutti i relatori che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito ad essere con noi in questa giornata e hanno così attribuito del valore aggiunto veramente a questa bella giornata. Grazie di nuovo. La nostra nazionale dei licei può cominciare e noi abbiamo addirittura concesso al presidente Lega 3 minuti. Abbiamo fatto celebrato la nostra ballata popolare, l'abbiamo celebrata anche noi nel piccolo, e quindi veramente adesso un buon viaggio a tutti. Margherita, gli attestati sono già a disposizione e quindi ce ne andiamo a casa pieni di emozioni, riflessioni. Siamo contenti, io in particolare sono contento di aver rivisto tantissime amiche e tanti amici. Buon viaggio per chi viaggia e buon tutto a tutte e tutti. E naturalmente sappiamo che se per caso non saltranno gli anni prossimi il CIDI vorrà tornare qua, questa è casa nostra, senz'altro.